non ne vuoi più. Guarda il Cerbero Podcaster. Se sono in IRL e vedo Blur, grido no Mo'Caster. Non mi sento molto bene, non mi taglierò le vene. Serve una trasmissione da vedere. Cerbero Podcaster. Guardo il Cerbero Podcaster. Senti, voglio... Non è che in tutta questa rabbia c'è tensione amorotica, cioè allora, se io non fossi sposato ti prendevo e ti sbattevo. No, di più. Prendo la dengue, che è una febbre tropicale che nei casi peggiori può portare a un ricovero. Mi risveglio in un letto d'ospedale. Io non so cosa stia succedendo, non riesco neanche a parlare, non riesco a dengue! Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando! Dengue. Chi cazzo ha lasciato la porta aperta? Oh no. Uno fra me e Daniele. No, forse io. Vai tu. Vado io, va lui. Basta. No, il telefono. Ti sei camminato sul telefono. Ma cosa stai facendo? Ti sei autocamminato. No! A muschio. A muschio. Allora, io innanzitutto hai fatto la carta. Innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Creepy Motherfucking Cerbero. Ma appena ci sarà il party. Assolutamente sì, Rush e basta H Michela. Hai capito? Perché so che ti chiami Michela. È una fonte, vera? Una fonte, diciamo, nascosta. Addirittura una fonte. Certo. Io mi preoccuperei, Michela. Porca Michela, troia. Se tu vieni, poi, insomma, mi vedrai. Credimi. In no, tutta la sua completezza. Io volevo fare un annuncio. Oggi, ragà, è più seria. Oggi è un po' più seria perché... Ma la cosa più greve... Top zero ormai, Orfela. Allora, oggi è una cosa più seria perché non c'è Gianluca con il suo pennino, ma anche se ci fosse stato Gianluca con il suo pennino, io avrei detto no, perché l'ultima volta, regà, possiamo dirlo anche davanti a una donzella, la signora Luna, ho sgravato. Quindi oggi, regà, però mi ha parlato seri. Molto bene di te, eh? Sì, immagino. Ma chi è sto coglione? No. Ma chi è sto nano de merda? Ma no, chi è sto? Dice che t'ha perché pensato tutti spesso. Quello, tutti pensano questo di me. Tu dici che da quella sera t'ha pensato spesso, no, soprattutto detto... in certi momenti. Esatto, mi ha detto che... Sì, mi ha detto che sei molto simpatico alla mano. Te credo, giusto quello poi di, perché per il resto... Vabbè, Pela, no, che devo fare? Se devo deprimere stasera, che materiale, gli ha detto allora, simpatico alla mano, devi allora, per forza moglio. Allora, sapete qual è? Questa è la tecnica, questa è la tecnica insinuo. Perché al party se le vuole sifonare. Tutte. Ha capito? Vuole partire che abbassa le aspettative. Io e poi te la sei sifonata. Io sono sempre fatto così nella mia vita e ha sempre funzionato. Funziona, sempre fingersi migliore amico e no, poi dopo la prima sera che è ubriaca, ma le donne, che regà, ci dormi insieme post discoteca subito. No, quelli sono i metodi di quelli della tua generazione. No, io mai fatto, anni fa si faceva così. 40 anni fa, mortacci tu. Anni fa è arrivato Agoso. Dovete alzare un po' Simone, regà, che non lo sento. Come dottor Narra, sei fortunato che non ci sto io, eh. Oh, Gianluchino, ma tanto t'ho detto la pennetta, io l'avrei detto no. Il countdown della premiere. Sì, vabbè, guarda, io sta lì olio. Allora, una comunicazione importante, ragazzi. Anni fa. Comunicazione molto importante. Mi ascoltate, ragazzi? Adesso ci sarà un contenuto speciale, prima di iniziare Creepy Cerbero. La nuova sigla del Cerbero Podcast. Nuova sigla. Esattamente. Che è in premiere. Ha montato il video della sigla che abbiamo fatto dal vivo, anzi che i futuri hanno fatto dal vivo al Cerbero Podcast. E ci ha messo, ha fatto un montaggio tipo quelli che fa lui su Instagram, pieno di meme relativi al Cerbero Universe.
Sono veramente tantissimi, quindi è impossibile capirli tutti la prima volta, l'ha poco riempito di roba, quindi sono contento che lo vediamo tutti assieme. Ma quindi Mister Nadal, Mister Nadal, lei è entrato a far parte dei futuri, quindi? Cioè, com'è ne parla, sì, in prima persona manager di questa cosa? Sono il manager. Ah, ok, ok, ah, ci sta. I futuri intendete quelli là, praticamente, i pinguini tattici nucleari di Wish. Madonna! Sì, esattamente. Cazzo, ma quelli lì intendete? Mamma mia, ragazzi, ma che no, cosa è successo al Pela? Ma non lo so. Oggi è Evil Pela. È diventato un sono demone. Un villain, ragazzi. Altro che Matteo Sabba, Fabrizio Corona, Big Luca, Porco Due, mi spicciano casa tutti e tre insieme. Mentre, vabbè, mentre è stanno One Man Band, che fanno? È diventato. Guardatemi. Sono io merito il Cerbero Boscar. Io lo merito. Raga, ma serve il pennino stasera per calmarlo, capito? Esatto. Basta, dobbiamo fermarci. Adesso, allora, stasera mi sono promesso, l'ho detto anche prima a Daniele, più seri, più seri. Stasera Creepy Cerbero serio. Ma non devi dirlo a me. Col cazzo. Andate anche su YouTube, facciamo un evento cross platform. Sì, ma che siamo su PS4, Steam, Xbox. Appena la batta a piangere il culo, va. Quando si ribeccamo ci penso io. Sì, sì, si vedemo domenica, vai, vai. Dai, dai. È una minaccia vedere Pela, ma cosa succede? Pela dei quartiere. Che cosa è successo? Down, regà. Il professionalissimo countdown di YouTube Premiere. Ah, ma quello è la stock che ti mette tipo YouTube. Sì. Vabbè, ma scusa, ma non si può togliere. Per il momento dobbiamo aspettare un minuto e trenta così. Che più piano, vero? Poi parlavate dei tempi radiofonici. No, no. Ma dai, poi no. Qua dei tempi radiofonici non c'è sta niente. Perché no. Se dobbiamo aspettare un minuto e trenta così, fermi. Ma cioè... c'è un sedativo, raga. Che cazzo è successo? Cosa sta succedendo? Un minuto e venti, Pela. Un minuto e venti. Dategli un po' di metadone. Ma allora devo intrattenere io. Allora, vai. No, ma io vi dico che domenica sarò anch'io presente. Quindi mi raccomando, siateci, perché insomma mi fa piacere salutare tutti. Ma vale pure tutti. Per gli uomini questa cosa, solo per le certo, cartelle. Per tutti, ragazzi, io sono una persona neutra. Io sono una persona neutra. Ma dov'è che sarai presente? Sarò presente a esatto, di questo poi devo dire un'altra cosa. A Largo Venue. Ok, domenica, dopo Largo domani. Dengue ormai sono nominato. Dengue, sì. Anzi, 45 secondi per vedere la nuova sigla pazzesca. Yeah! Ci siamo. Domanda importante, ma c'è Spirale stasera? No. No. Ah, è vero che non sapevo. È da domenica che sta al passo. Allora, esatto, Spirale in realtà è già a Largo Venue. È sbagliato. Sì, è da domenica scorsa che sta a Largo Venue. Cioè, noi dobbiamo stare attenti domenica, eh. Magari c'è qualche... Posso di... C'è scappar morto, regà. Sì, sì. Spirale ci sarà al party. Tizio mezzo vestito da serial killer che venne a un esatto, party. Esatto, è vero, confermo. Allora, ragazzi, grazie Rosso, grandissimo. Dai, con ste sabbre, raga, che oggi sparamo tutti volendo. Rosso X. Silenzio! Non sarò cloche.
i pugni come ti ragazzi. Perché ogni giorno cosa faccio? Guardo il Cerbero. Uniti! Che bellezza! Ma perché inserto Rubino? Perché poi ci sarebbe Rubino. Vero? Ah, tu senti che poi arriva... Bomba, raga, bravi. Bravi in culo, raga. Arte bellissima. Culo. Vorrei fare i complimenti a Rello per il montaggio che ci si è impegnato tanto. Porca troia, si vede. Oh. Grande Rello, shout out a Rello, raga, davvero, perché questa è roba proprio folle. Porca troia, raga, cioè montaggione, Questo è un lavoro bello infame. Ma quanto c'ha a me? Quante ore su Reaper? Penso una settimanella piena su Final Cut. Come si è spento il mic? Prova, ma non è Mick Gian. Prova. Che mic è, scusami? Prova. Verso l'alto, prova. Ma che mic è, porca madosca? Poi la canzone, ripeto, è quella che abbiamo fatto live in studio, quindi è un live mixato, non è una versione studio, è un live. Dai, tanta roba. Di Cristo. Bella per Rallo, spero ci stai pure te a Cerbero Party. Bella per? Rallo. Si chiama Rallo. Certo. Qui. Rallo, grande amico. Detto, scusa. Che hai detto? Prova. Top. Comunque, sì, montagione. Bella figa. Devo dire, inserimenti notevoli con giusti meme. Allora, moderatori, direi gentilmente di cambiare il bollino perché è arrivato quel momento. Il momento che tutti aspettavano. Ovvero il momento in cui il mouse non funziona. Vabbè, ma che cazzo hai cliccato? No, ragazzi. Si è alzato un secondo, Davide. Oh, te la devi smettere di toccare quel mouse. Ma che è successo? Ma io non ho fatto nulla. Non vedo un cacchio. Ma che è successo? Il microfono? Oh, t'amo detto, non toccare pulsanti, accendi le luci, clicchi sul coso. No, porco. Sta a fan delirio, legategli le mani. No! Guarda, Marco, ma che cazzo hai fatto? Ma che Marco? È stato... Dai, raga, parlate del gabrone, cioè, abbiamo fatto una live intera ai 15. Perché non ne parlate? C'è una live intera, con la sub te la puoi recuperare, King. È durata un botto. Accendi tutto. Benvenuti! Top back. Ma che Matteone! Ma che cazzo è? È completamente impazzito. Ragazzi, ma questo è matto. Ragazzi, ma è pazzo. Matteone con 50 sgancione. Grazie palesemente per la sigla, grazie mille. Grande Matteone, King assoluto. Oh raga, però porca troia, se capisce che cazzo è. Che è successo? Mi sa che Gabriele è entrato. Gabriele, ma tu hai scritto qualcosa su AnyDesk, Simo? No, ma che c'entra? Questo mouse non c'entra niente con i desk. Ah, tu, quello è un altro problema. Cazzo, i Sonic Poems. Allora, vai. Silenzio, ragazzi. Già vedo una cosa. Silenzio tutti. Let's go. Ok. Oddio. Assidi. Perché non ne parlate? Perché? Grazie, testa. Se beccamo domenica, amore. Guarda, era su. Ma che è se contro uno? Ho trovato il mic tuo, da tutto a posto. Ma non. Vedi, questa è linea con spirale. Quando stava fuori, tutto tume dal locale. Grazie, Coresan. Amerigo Quadrelli. L'ha fatto sul posto spirale questo, eh? La scuola di scala.
vecchio bene. La foto è vecchissima, voi. Oh, ma chi è questo? Fischietto. Non mi pare l'NPC, mi pare. Monster of Justice. Top. Capolavoro. Bello, capolavoro. Bello, bello. Con Thomas c'hanno un socche di Max Felicità. Sì, c'è via, c'è via. Guarda, c'è via. Lui se si mettesse a fa porno adesso spaccherebbe tutto sulla scia pure delle sì, cose. Sono d'accordo. C'è il via. Primo porno del suo c'è venderebbe via. Milioni. Sono d'accordissimo. Comunque, raga, allora, io devo dire una cosa già scazzatine, che è uno dei pochi uomini più produttivi di me. Considerate che già scazzatine ha fatto sto video tipo in pochissimo tempo, perché contemporaneamente ha fatto un montaggio da live di oggi da pubblicare. Sta lavorando al video di presentazione del nuovo merch. Tra l'altro abbiamo preso, oggi pomeriggio abbiamo preso lo scatolone con il nuovo merch. Nuove magliette. Datemi una maglietta. Certo, te la regalamo domenica. Nuove magliette per il nuovo merch. Incredibile. E penso che questa volta sarà proprio incontestabile come qualità. Poi vi faremo vedere con chi abbiamo lavorato, quale brand, insomma, conoscete già probabilmente. E in più sta lavorando pure per il video della nuova Villain Song, che ha finito ieri con Warco. Cioè, fammo un bel applauso a già scazzatine, veramente, raga, che è un operaio assoluto del lavoro. Marco pure. Allora Marco, se puoi gentilmente mettermi lo schermo grande, così partiamo con il primo incredibile video. Mio caro Montesacro. Va benissimo. Io sono di Montesacro. Lo so, appunto. Sei mind. Come quelli là che avete invitato. Ah, coso. Io mica so di Roma Sud. Ma che stanno? Io non sono di Roma Sud. Coi cuori, le persone ignoranti, le sedicenni incinta. Io sono di Roma Nord. Daniele. Dove ci sono i gruppi post-rock al liceo, non le cover del brasiliano. Forza Roma Nord. Basta. Daniele. Hai sentito, ho detto, ci stanno pure quelli là che t'avevo detto io. Talani e Max. Ah, capolavoro. Sì. Ma considera, ci stanno tutti domenica. Dimmi il nome. Francesco Totti. C'è sta. Perfetto. Immagini. Pupone, se manca. Grazie Pupone, Zambo, ma manca Roma, vuoi farlo venire Pupone. La mia ragazza è bellissima, te la do in cambio di una felpa del Cerbero. Top, sì. Te dice male, sì, perché ho fatto solo le maglie per adesso. No, aspetta, abbiamo fatto anche le felpe. Poi le felpe usciranno online. No, abbiamo fatto anche le felpe, però il merch in realtà era pensato solo per l'online e noi abbiamo detto: dateci qualche materiale da presentare al party, però abbiamo fatto in tempo a stampare solo magliette. Sì. Quindi per il party e niente, ma volevo scopare, ma più nel culo. Ed alcuni di voi, un paio di voi avranno anche l'occasione di poterne vincere. Esatto. Una di queste maglie. Esattamente. Ma non vi diciamo di più. Non vi diciamo di più. Allora ragazzi, dobbiamo partire con un video a dir poco inquietante. Pela, sei pronto? L'amico de Spirale, bravo. De Spirale. Il filo nascosto. Come non me lo ricordo, io ormai mi sono che mettete proprio più video dei Paranoia Channel, porco due, il mio amico. Il mio amico partenopeo. Dave, perché non hai fiducia in me? Ah, ok, vabbè, allora che devo fare? Dave, non hai fiducia in me? Mai mente alveare. Qui. Non hai fiducia in me? Oggi non ci sarà soltanto ambito criminale, ma anche ambito paranormale. C'è Pippo Franco. Wow. Video di TikTok che ti spaventeranno. E allora, che paranoia channel. È uguale a Pippo Franco, è vero. Quello davanti so io, pare. Che paranoia channel sia. Salve a tutti paranoici e bentornati su Paranoia Channel. Oggi vedremo video di tutto mi aspettavo tranne che questo. Ma te non lo conoscevi, Simo? No. Ma chi è? No, perché siete che non hai seguito la puntata. Io volevo fare una cosa seria, ma mi mettete questo. Questo è serissimo. È serissimo, sì. Non te fa fregare da accento. No, vabbè, accento è figo. C'è una narrazione, a differenza di altri, molto più coinvolgente perché è più reale. Vai. Immagino che narrazione. E metti. Andiamo. Talk che ti spaventeranno. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nostro video. Ora cominciamo. Ma
Un utente di TikTok è ossessionato dall'evocazione degli spiriti e questa volta il suo richiamo sembra aver funzionato. Dice qualcosa allo specchio e una strana entità dagli occhi spalancati compare dietro di lui. Ma appena quest'ultimo si volta, l'essere scompare nel nulla. Più tardi l'utente sta guardando attraverso un buco e scorge sul pavimento una strana... Ma è troppo lui, regà! Ma è una cosa incredibile! Possiamo skippare sta roba? No, la voglio vedere. Guarda che stiamo già a 75 sub, quindi praticamente oggi vedremo tutti i video che ho aperto. È una regola, c'è scritto. Li guardiamo tutti. Tu c'hai sta cosa contro tutti i napoletani e campani. Per roba tremenda. Per razzistone il pelo. All'inizio che sta di skippa, skippa. Ma che cazzo t'hanno fatto? Ma non ho detto niente! Con sta roba Vesuvio e rutta, poi ha rotto pure il cazzo, basta. Rotto pure il cazzo. Vabbè, andiamo avanti, dai, sennò e assomiglia molto all'entità di prima. Grazie Rosso. Oddio no. Sopra che è bel pazzo. Grazie Nai. Donatore anonimo. Dark spaghettoni. Ma perché questi sono i fan del Creepy Cerbero. Mentre c'è sta gente, ho saputo io, che non segue il Cerbero, segue solo Creepy Cerbero. Madonna. Sì, è così, wow. È quello. È un fake o un vero fantasma? Questo montaggio 2013, cioè. Un utente di TikTok chiamato Seven Jack registra quello che secondo molti è un vero incontro paranormale. Alle 3 del mattino, Seven si sveglia dopo un... Io oggi mi sono dato malato per seguire. Sogno, con la strana voglia di controllare suo fratello. Dice di sentire una strana energia, quando all'improvviso riprende una strana sagoma nera, che dopo un po' scompare nelle tenebre. Ma lagga da un'ora perché c'è la fotografia virtuale attiva senza motivo. Greve, sì. Questo in effetti è mezzo È un po' inquietantino, ho paura. Pure io, Giulio. Finisce così. Finisce così. Vabbè, no, vabbè, così è mozzato. Grazie, bro. Grazie, Ox Happening. Era una zia. No, quello l'ha ricevuto. Si chiamava pro qualcosa. Che ti imbocca in camera notte per fare il bocchinello. Quello bello classico. Quello natalizio. Ma perché a te è capitato? Quello natalizio. Abbonato da 5 mesi. Sto cominciando. Leandro a venire al party offrendogli il biglietto. Mamma riuscite mia, a venirmi incontro con un Uber aziendale per il trasporto? No, al contrario. Lo accompagno io. L'ha detto, O vai a più a casa proprio? Dove abita? È particolare, eh? Zona euro, ma sa? Non mi ricordo. D'altra parte, potremmo non mi ricordo. Il mio sogno. Io gli preparo un set alternativo di una ventina di minuti per il conoscitore. Se riesco a far fare conoscitore italiano DJ set, io penso posso anche morire. Beh, sì, sarebbe conoscitore italiano in macchina. Cioè... Grazie Sabrina. L'utente di TikTok riprende strane luci che ondeggiano davanti e indietro nella sua abitazione. La cosa strana è che in quel momento un lampadario inizia a muoversi da solo. Secondo molti scettici si tratterebbe di semplice polvere. Ma osservate attentamente questo corpo che compare quasi alla fine del filmato. Non vi sembra troppo grande per essere semplice polvere? Ma che c'entra la polvere? Cosa c'entra la polvere? No, e se non sai che cos'è è un fantasma, hai capito? E loro ragionano così. Questo filmato TikTok girato in India mostra un avvistamento fantasma. Un gruppo di cacciatori... Toglie bro che hanno! Stasera stanno belli pazzi, C'è sta Barbara Bontempi. Che te vuoi scopare mia madre, Pela? Chi è? Barbara Bontempi. Vieni al party se vuoi. Tu madre? No, frate, mi sembra un po' esagerato. Vabbè, una bella fregnetta. Lo so, frate, però mi farebbe senso. Vabbè, perché? Perché è tua madre. Ma scusa, se ora stai rispondendo seriamente, significa che anche tutte le altre volte rispondi seriamente. Ragazzi, io sono una persona seria, cioè non è che... Merda! Cioè, vedete, tua madre... Questa è una mancanza di rispetto enorme che hai fatto a Davide. Vedete, tua madre, ma sì, Davide, ma porco è l'unica pischella che lui ha rifiutato fino ad oggi. Capito, no? Ha rifiutato... morte, esatto, ammazzate... Bravo, killer! Vabbè, dai! Ma sì! Ma che cazzo di mancanza di rispetto è? Guarda Davide, c'è rimasto malissimo. Guardalo. Vabbè, Davide, l'unica che allora, ha rifiutato. Matteo! Vuole investigare sulle strane voci che girano intorno Let's ad una... Let's go! Frenzionato d'Arpela.
Sì, sì, sì. È greve, raga, è greve. Dai, stasera si fa notte. Ed è notte. Appena arrivati fuori l'abitazione, riescono a riprendere una strana sagoma con capelli lunghi che li spia da una finestra. Il gruppo si è accorto del presunto fantasma solo quando è tornato a casa ed ha rivisto il filmato. Che vuol dire? Perché finisce così? Perché? Oh, non spiega niente, non fa vedere niente. Ah, regà, questa è arte. È vero, è così. Un utente di nome Paul afferma di aver lasciato il suo lavoro di vigilanza dopo aver assistito a questo spaventoso fenomeno. Grazie 42, cioè praticamente questo si è licenziato dopo tale avvenimento. Ragazzi, questo dai, questo sarà serio, l'unico. È il tipo questo che sembra Cairo, il film giapponese. Ma com'è una cazzata, Valerio? Ma che cazzata? No, ah no, ma è una cazzo di grata. Che firma giapponese? Cairo Pulse in ma l'editore? Ah, non c'ho presente. Urbano, Urbanone Cairo, che tra l'altro sarà al party domenica. Sarà al party con Parenzo. Guardate, guardate. Me lo recupero questo. Ci sta Parenzo, no, sta Parenzo. Dai, Ciri, grazie mille. Grazie, salvaggio. Oggi vi amiamo, grazie. E ci amate. Mentre lavorava, è tutto tranquillo, fino a quando un oggetto rotola da solo. Dopo un po', uno zaino appoggiato su una sedia cade. Dal filmato si capisce chiaramente che non c'è nessuno nella stanza. Secondo gli scettici, il filmato è una burla e la caduta dello zaino è avvenuta a causa di un filo invisibile. Ipotesi che non possiamo confermare a causa della scarsa qualità del filmato. Ma non è così scarsa come qualità in realtà. Non era così scarsa la qualità. Ma è finito? Va, meno male, guarda. Andiamo. Vabbè, la basta con sto razzismo. Addirittura mi sto a sentir male. Vi siete abbonati tutti per certo, vedere questo. Certo. Cioè, raga, davvero, cioè, la violenza inaudita nei confronti dei campani e Pela. Cioè, madonna, Pela, anche meno, spaventa, ho capito che sei razzista, ma non lo vale sa così tanto almeno a Cerbero. Ragazzi, purtroppo Vabbè, allora raga, adesso io vi sorprenderò, perché oggi ho preparato un bel po' di robetta, grazie Zyrus, e devo dire che ho fatto bene perché effettivamente ancora? No, questo no, è per raga, dopo. Per no, un'altra cosa. Ma allora, è sempre paranoia! Un attimo, porca, non funziona troia, il mouse! Eccolo, allora, questo è un evento che è accaduto recentissimamente. Un avvistamento alieno a New York. No, a Miami. Hanno visto, ah, Miami. Hanno visto sì. Vanni Miami. Joe dentro su Miami, Miami. Hanno trovato Vanni Joe, grazie mille, 27. Perché non ne parlate? Pela, fai poco il simpatico, guarda qua. Guarda che roba. Questa tutta con make-up, vabbè. Vabbè, ho capito, monta, la scopriresti. Prima stai in fissa per ogni pelo di sorca esistente, mo te fanno tutte schifo. Sì, come mo sta fa apposta, palesemente. No. Vabbè, questa sta americana, ti piace? Sta tizia. Oddio, era un po' tutta un po' fake. Ma come? Ma che senso fake? Ma come? Ma Naizi. Che vuol dire? State seguendo tutta la storia dell'alieno avvistato al centro commerciale di Miami? Tutti sono fede e nelle ultime ore su TikTok America non si fa altro che parlare di questo presunto avvistamento alieno. Questo che vedete alle mie spalle sarebbe il video incriminato, in cui ad un certo punto si vede camminare una figura alta su per giù 3 metri di colore grigio proprio vicino a questo centro commerciale a Miami. Un grigio, regà. È vera sta cosa. Questa è vera, raga. È bellissimo. A mie spalle, come potete vedere, c'è il momento del video in cui si vede camminare questa figura grigia. Sonic ero io. L'unica domanda è: perché stai urlando, ragazza? Cioè, anche meno. Fatta tutta il make up per vabbè Pela, non dobbiamo sempre andare sulla spalla estetico. Voleva sembrare carina, non struccata come quell'assassina che ti volevi scopare l'altra volta. Vabbè, ma non è che stiamo a parlare di estetica, io parlo di voce, visto che il suo contenuto è vocale, come dicevamo ieri con Simone, che oggi non è presente, però c'è Mister Narra. Alcune voci sono un po' fastidiose, questa c'ha una voce che utilizza male, secondo me. Che quel mic andrebbe sul collo. Sì, infatti, boh. Un po' sfocata appunto nei pressi di questo centro commerciale, e nel video si vede tantissima polizia che appunto si trova in loco, ma secondo la versione ufficiale si trovava là semplicemente perché c'era stata una rissa
tra dei ragazzi. Soltanto che però sui social stanno girando delle voci di persone che dicono di essere... Però comunque dopo la giornata, dopo la nottata, mancava solo l'alien al gabrone. Te giuro, sì, te pensi? Ti è dato una pigna urale. Capito? Che c'hai i bodyguard, la gang di Pietro Storti, i due... Boh, ieri notte, mi sa. No, sta cosa è l'alieno. Una settimana fa. Allora, perché vabbè, non ne hanno parlato? Madonna mia. Indovina perché? Il meme. In effetti la polizia è una cifra. Domani ci vediamo dal notaio. Ma chi sei, Johan? Stati presenti in quel momento fatidico e che non c'era nessuna gang di ragazzi che stavano facendo quanto vi ho detto prima, ma che in realtà le autorità erano state chiamate proprio per il fatto dell'alieno. E questa è la testimonianza che un ragazzo ha riportato sui social del fatto che lui era presente nel momento dell'avvistamento dell'alieno. Dal canto loro le autorità americane hanno diramato un comunicato ufficiale nel quale spiegano che in realtà non c'è stato nessun tipo di avvistamento alieno e che questa cosa non è mai successa. Certo, come no? 40.000 macchine, boh, no? Di, ci saranno state veramente 80 volanti per due tipi che si stavano a menà. Ma mi sembra ma un po' troppo. Dai, ma chi volete prendere per il culo? Quello in effetti sono strano. Domenica e Fiorenza si stanno quarti, boh, 2:30, dipende quando ci buttano fuori. Cioè, le teorie poi dopo stavano... verso le 3:15 c'è l'orgia, eh? Era meglio che dicevano ci stavano le ciambelle scontate. Bravo Marco, dai, sei d'accordo? Che sì, palesemente alieni, no, dai. Alieno o le ciambelle scontate. Un grigio. Parate. C'è chi crede che questo video avvistamento sia reale, mentre invece c'è chi crede che questo video sia artefatto. Ma come sempre, a questo punto tocca a voi. Secondo voi questo avvistamento alieno è reale oppure fake? Fatemelo sapere qua. Nuove, l'emoji col bacio, ma in un commento. Non è felice. Ma, ma voi l'avete basta! Ma l'avete visto l'alieno comunque? Giada, in tutto questo l'avete visto o no il grigio? L'unica cosa che si è vista. Tutti sono fede e nelle ultime ore su TikTok America non si fa altro che parlare di questo presunto avvistamento alieno. Questo che vedete alle mie spalle sarebbe il video incriminato, in cui ad un certo punto si vede camminare una figura alta su per giù 3 metri di colore. Lo vedete? Proprio vicino a questo centro commerciale a Miami. Grazie Valentina. Alle, come potete vedere, c'è il momento del video in cui si vede camminare questa. Sì, guarda. Guarda quanto è alto, lo vedi? No, non vedo un cazzo. Oh, c'è la freccia, regà. Oh, una grigia un po' sfocata. Ma appunto nei pressi di questo. No, però fammi parlare. No. Riguarda. Rivediamo. Guarda, Daniele non l'ha visto. Daniele non l'ha visto. Nei pressi di questo centro commerciale nel video si vede tantissima polizia. Guarda. Guarda che roba. Guarda, lo vedi. Guarda, dice guarda, non lo guardi. Un po' sfocata appunto nei pressi di questo centro commerciale. Vai, dimmela tua. La gente che stava là vicino, no, ma nessuno ha ripreso, cioè c'è solo questa inquadratura dall'alto. Sono tutti poliziotti quelli. Sono tutti poliziotti. Il cordone dei volanti. Si sono messi apposta davanti. Ma ne hanno parlato su CNN. Sì, News. Che ne hanno parlato in America. Però come al solito hanno detto no, è fake. Sapete cazzate che dicono quando c'è una roba vera. Che non ce lo dicono. Una dashcam ce l'avevano ovviamente, ma non le hanno mostrate. E perché non le hanno mostrate? Perché forse ne ha capito. I poliziotti stanno là per il governo, per limitare sta cosa, no? Per far sì che la gente non si avvicinasse. Capito? Hanno fatto una specie di blocco con le macchine. Per quello l'unica ripresa è una ripresa aerea, non polizia. Di un reporter. Cioè, è molto strana come situazione. Ovvio che è strana, sì. Ci stanno alieni. Se non è strana questa. A me affascina, spero sia vero. No, purtroppo no. Purtroppo vero. No. Grazie, radio. A me piacerebbe molto. È una vita che sogno, sta cosa. Dai. Che è vero. Speriamo. No, purtroppo è vero. Dico, purtroppo non è una cazzata. Cioè, ci stanno gli alieni. Ma speriamo, sarebbe incredibile. Sì, così ci fanno fuori. Ma non sappiamo. Capito, ragazzi. Già la prima interazione è stata pacifica, sono andati al centro commerciale. Sì, sì, là sono andati a vedere un attimo la situazione, com'era, i prezzi, queste cose qua. Da buoni Dio, che è sta roba piena di fregna? Ma che è? Ma che è questa qua? Oh, guarda quella con i capelli bicolore. Una home casuale. Mi hanno detto di guardare le storie di Rubino. Ah, raga, buoni un attimo che Rubino potrebbe avere informazioni sugli alieni. Vai. Anticipo? No, non penso sia questa. Walker versus Baba. Oddio. Vabbè, OBS, poi basta, fine.
L'audio. Mandate a fanculo, raga. Camisara. Mandate a fanculo. L'audio. Ma che audio, che era spam per la live. Ha detto qualcosa sugli alieni. Vabbè, non lo sapremo mai. Allora, siamo pronti per il prossimo video. Se due. Volete, c'ho un testimone oculare. Vai. Degli alieni. Dice un po'. Che vai. Parla. Vi devo condividere lo schermo. Vai. Va bene? Okay. Sì, sì. Sì. Hai detto voi che va bene, ma in realtà non va bene. Cos'era quella? Dammi un quarto d'ora. Ah sì, quarto d'ora. Aspettate un attimo, devo attivare tutto. Eccolo. Oddio. Vai. Vedi, questo è un video dove si parla di questa cosa. E ci sta un testimone. Eccolo. Oculare. So as we running, we look back and we notice some weird shapes taller than me. I'm 6'2", shadowy, dark, solid shapes, not human. I promise you, these is not human. Okay. Non è umano. E un sacco di gente è scappata. E c'è un video per rispondere a Pela. C'è un video più rasoterra. Magari era uno mascherato. Alto 3 metri? No, lo so, boh. I trampoli. Ma dov'è? Ma non sapete comunque. No, però appunto c'è sta pure questo qua che è un attore, si chiama William Shatner. Ah, ammazza! dice che non è umano. Sarebbe figo. Apes, not human, I promise you, these is not human. I mean, it made the hair stand up on my skin. 14enne che ha me la targa, bro. Shit, we just booked it for the doors after that, man. I can't explain what that was. I can't say that was aliens, but I can't say that was not human. It was not human. And they, online, I don't know. Mi viene da pensare ad una campagna di marketing. Ah, beh, per il centro commerciale nuovo aperto, sì. Però mi sembra strano che per una roba commerciale mobiliti tutte quelle automobili della polizia, non è che te vengono in America se hai budget puoi fare tutto, cioè è molto più facile, sì, sono diverse le leggi, quindi non saprei. Non le chiami per finta, le affitti, capito, magari. Ma è Giulio Zocchio, questo è l'infame, spesa enorme, blocchi una strada così, è un centro commerciale che vuole farsi una mega pubblicità, però in effetti è assurdo. Toccherebbe leggere su qualche articolo se è un centro commerciale di nuova apertura, di recente apertura, se è un centro commerciale sta là za anni, perché se è nuovo posso capire, magari sa una roba pubblicitaria ci sta. But they saying that it was police officers and somebody, not shadowy figures. It's 2024, man. It's something going on. There's something going on and they trying to cover it up. A lot of people saw what I saw and like I say, it was so much chaos and so. Dice che stanno cercando di coprire questa cosa e un sacco di gente l'ha visto. Quindi se preferiamo credere a tutto questo. non lo so, raga, io sono molto interdetto, cioè. It was just hard to let that sink in that we was realizing what we looking at. I mean, it's some you can never even create in your. È un attore comunque, eh. Lui o l'alieno? Lui è l'alieno. Ah, ok, muta forma. Ah, abbiamo capito tutto allora. Dream da grigio. Boy, wait. Oh. Going on in Miami, bro. Che ha detto? Erano semplicemente spacciatori che scappavano dai volanti. Sì, dai sbirri. Fifi. Spacciano droga. Sono degli spacciatori. Non si può atterrare qui. Criminali. Alieni criminali. Sono stati. Grazie, chiave. Chissà che deve pensare. Beh, ragazzi, molto molto grave. Diciamo che qui mesi dopo mesi arrivano nuove informazioni. Poi, perché ho detto mesi dopo mesi? mese dopo mese arrivano sempre nuove informazioni. Max Le Chesonfè aveva capito tutto, secondo me. Tra l'altro, non so se avete visto, è in uscito il suo nuovo libro. No, non si chiama più. Qualcosa con piramidi. Wow. Pensa te, anche egittologo, quindi. Sì. Allora, ragazzi, siamo. Io ci voglio credere. Bello, no, io ci credo. E tu? Io ci crederei. Cioè, mi piace. Questa credere. Tua madre sarebbe piaciuta questa citazione. Ma chi ha buon tempi? Esatto, è calmo. Già te sei imparato il cognome, figlio di Troia. Oh, ma.
Ma come? Vabbè. Cioè, insulti così a gogo. Vabbè, vabbè. No, 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 tu prima, insultato lei, ha insultato la mamma sua. È meglio... ho insultato, ho detto noi. È meglio dire che tua madre è una zoccola che tua madre è in cesso, non me la scoprire mai. Tra l'altro, non ho detto che, a parte, non so manco come è fatta. Quindi. Anzi, immaginate me femminile con 20 anni di più. Ma rimane il cazzo. Quindi più esperienza. No, senza cazzo, allora no, no, femminile. Allora no. Dici? Cioè la mia unica caratteristica salvabile è il cazzo praticamente. No, vabbè. A cazzo. Vabbè, diciamo che c'ho un bel fungo. No, Marre, è peggio entrambi, no, mental, fidate, no. Che schifo, addirittura, ma l'assenza del cazzo, dici? Un'altra volta quello, Pela sei disgustoso. Ma Pela sei disgustoso. Che schifo così generico, mi piace. Attento che tu lo ritrovi a casa di tua madre. Vabbè, ma magari se facesse... Vabbè, basta, ma poi basta. Porella. Avanti. Poi ci rimane stasera, male. Stasera più seria. Stasera più seria, Pela ha no, detto. Signora, ma no, Pela ha detto più seria. Allora, Pela, guarda, okay, che ti ho preparato. Due agghiaccianti chiamate al 911. Rapimenti e ostaggi. Wow. Vuoi iniziare a leggere? Sì, vado io. Vai. Il filo nascosto. Scusate. È proprio il video qua, sto pezzo. Se gli metto dei DB. Ronald Carries. No, no, seri, seri. Scusa, non si ride, non si... Perché no? Se voglio ridere, ride. Aprile 2014, Iowa. Al 911 arriva una telefonata da parte di... Arriva. Non avevo sentito perché ha fatto... Al 911 arriva. Arriva. Perché ha mantenuto l'accento, Iowa 911. Esatto. Iowa 999 arriva. Abbiamo pensato agli Sleep, non ti vedevi, infatti. Io, pure io, perché è un grande disco. Seri, stasera seri, raga. Stasera seri, stasera seri. Arriva. Arriva una telefonata di un uomo di nome Ronald Carries. Scusa. Scusi, fratello, chi sei io? Rap di uomo type B. Afferma di essere stato rapito e rinchiuso all'interno di un bagagliaio. Yes, hi. I'm in the back of a trunk. My license number is 712YTG. YTG or TT? Yeah. Which one? YTG. Okay, what do you mean? YTG. They threw me in the back of a trunk. Ciao baby, guarda, devi andare sul canale Twitch video, trasmissioni passate, l'ultima, questa che stai vedendo con lo stesso titolo, e te la puoi guardare dall'inizio con la sub. It's Deb Deb Jordan. Deb Jordan. Oh my god. L'antenato di Dave Brevan. Antenato, successo un anno fa. I'm not real sure. I need some kind of location so I can start officers in that area. Well, it's got to be somewhere in the 6th Avenue area. In the 6th Avenue area? Mm-hmm. Yeah, it's 712YTG. Lupo Solitario dice, ma sta chiamando al bagagliaio e non lo sentono. Vabbè, ma che cazzo ne sai? Magari... stavano, che ne so, aree di servizio, se ne sono andati, si sono fermati un attimo, non ha sentito più rumori. Poi comunque nel dubbio, se c'è un telefono o provi, che cazzo fai, mori? Cioè, anzi, sta avendo anche notevole sangue freddo. Quindi basta commentare stronzate. No, vabbè, non esageriamo. Scherzo, dai, sei a dita? Dico, ovviamente lui sta mantenendo tutto il sangue freddo che può
e il tizio del 911 cerca di spazientirlo. Bravo. Cioè, domande, sì, bravo, sempre con quest'aria scazzata. Sì, però, però mi dica, ma dove? Ma sono in un bagagliaio. Tua, magari però non mi ha detto chi ce l'ha messo dentro. Bravo, non, sì, mi ha detto, sì, il perché. Sì, fallo, sì, a PA, sto poraccio. A Black Impala. Black Impala. How do you? I can't talk right now. Sir? Yeah. Who did this to you? Infatti sta roba è strana, cioè non riescono a tracciarlo. È strano in effetti. Magari ti dà una zona approssimativa. Barb who? No, I'm sorry. Camp. Camp Jordan. Mo sta sussurrando, se, che sente che si stanno riavvicinando, capito? Yes. Okay. We're stopped right now. Can you... Is there a lever? Listen, listen. In most trunks, yeah, newer cars, I know there's a there lever. Is. There is. There is. Okay, can you pull that lever? But they're in the car. Is the car stopped? Is the car stopped? Is the car stopped? That lever and... tra la scatola, cioè, io tirerei la leva e scapperei di corsa. Oddio mio, la poliziotta. Complimenti, ha risolto il caso. Grazie per Paolo. Diamo una medaglia a questa donna, una celebrazione così col pubblico. Operatore del 911 non gli dice stai fermo, mandiamo degli agenti, non fare nulla. Sta stata incoglionita. Oh, magari lo salva, raga, non lo sappiamo. Sì, sì, no. In effetti non c'è scritto, non c'è scritto finiti male, a differenza di altre volte, o irrisolti. Magari è finito bene. Magari è finito bene. Speriamo. Vediamo, sondaggio in chat, muore, si salva. Sondaggio al volo, ragazzi. Gli operatori sembrano sempre le persone meno indicate. Vabbè, alcuni sono bravi, secondo me, invece. Beh, è difficilissimo quel lavoro. È comunque una cazzata da dire, marra. Vabbè, Dalek, non è che tu devi fare però il mio lavoro. Palese muore, uno ha scritto, maiuscolo. Vabbè. È come se uno ti chiama e dice guarda, sto in prigione da una parte, sto legato, mi stanno a venire a prendere. Allora, quando si avvicina, alzati e cerca di dargli una capocciata in faccia. Poi corri. Vabbè, vediamo, però vediamo, raga, dai. Però qualcosa di accuminato. Ah, lo so, Dalek, Dalek, te sto prendendo in giro. Prova a rubargli la pistola, sfilagliela da dosso. Io lo farei. No, no, sto scherzando, ragazzi, mi sto solo grattando il cazzo. Vabbè, ci arrivo. Soprattutto perché c'è una leva nel bagagliaio. No, 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 sono integrate quelle, proprio per evitare alcuni problemi. Puoi aprire dall'interno, perché molti rapimenti... Ah, è vero, molti rapimenti nel bagagliaio hanno comportato questa scelta. Dov'è il sondaggio? Ragazzi, i moderatori evidentemente non vengono pagati a sufficienza. I mod qua, no, no. E quindi abbasseremo il vostro stipendio da 0 a meno 5 al mese. Quindi ogni mese dovete per forza donare 5 euro. Comunque Santizio in chat ha fatto da IA. Dice, certo, devi chiedere consigli su una cosa riguardante un'auto, chiami il 911 e ti risponde la donna, che sfiga. Giustamente. Why not? Right here. Did, how long were you in the car? Dillo prima! Ma dillo prima! Non lo dicono mai poi sta cosa. Che la sì, sì, l'ho già fatto all'inizio della frase. Dimmelo che mi tranquillizzi. E gli ho detto pure, odiosa, di sì, l'ho fatto, non me lo per caso. Non l'hanno mai detto una volta, gliel'hanno sempre dovuto chiedere 30 volte. Questa cosa l'ho notato sempre. Madonna mia. So that's where you're at. What? Ma io, che voce, che prima, voce da white trash. Prima che era un Impala nera. Che voce da white trash del cazzo. Ma immagino la mente se rifà tipo smart o sue unghie mentre ci parla col telefono. Tipo così appoggiato. Una Karen. Sì, mi dica, sì, abbiamo mandato. Madonna mia. È molto famoso che le donne non si sentono in colpa. Solitamente, vero Pela? Sì. Poi delle esperienze. No, famoso. Non è vero. Che c'è? Yeah, le tue esperienze, le nostre esperienze. Era una battuta sessista, che io non penso esperienze davvero. Però si sente. La smetto. Esatto, è la tipa di coso, dei soliti idioti. Sono subito da lei. Sì, di cam. Sì, tipo lei. Eh già.
Is your name Ronald? No. Yes. Okay. Who's Deb Jordan to you? Who is she to you? Who is Deb to you? Just a friend. What? Just a friend. A friend? Pitigola del cazzo! No, not really a friend. I can't hear you. Ciao Gore. Greve, greve, greve. Questo era inquietante finalmente. Perché ancora non è finito. Perché l'hai stoppato? Intanto se ne andati a pian caffè. Bella a te, amore mio. Ronald viene rintracciato a Prospect Park, Des Moines. Stessa città di Slip. Un'auto nera bellissimo. Viene ritrovata con un finestrino rotto. Vabbè, l'impala, no? Ancora non hanno capito il nome della macchina pela, per quello scrivono un'auto. Ma quale sarà? Non lo so. Cosa? A pochi metri dall'auto, in un viale alberato, viene ritrovato Ronald Caris. L'uomo 60 anni è vivo. Nonostante presenti una notevole ferita alla testa. Ma raga, è vivo. Dai. Avreste perso tutti praticamente. Diciamo il good ending. Certo, non grazie alla tipa del 911. No. L'uomo è stato più volte colpito con un mattone. Viene quindi portato velocemente al Mercy Medical Center. King, raga. Grazie alle informazioni di Ronald vengono individuati due rapitori. Si tratta di Debra Oliver e il suo compagno John Franklin Derrick. Aspetta, chi è Debra dei due? Non male questa, bravo. I due l'avrebbero sequestrato Ronald, poiché convinti che l'uomo fosse in possesso di grosse somme di denaro. Verranno reclusi pochi giorni dopo nella prigione di Polk. È andata male perché... No, le stavo per fare una cosa terribile, ma vera, scusate. Dillo. No, gli afroamericani, o comunque non... cioè, nelle prigioni poi dell'Iowa è risaputo che sì. Non hanno scampo, cioè vengono distrutti proprio, trattati come mostri. Cioè, non c'è un minimo, non c'è possibilità di riscatto in alcun modo, neanche... Beh, è vero, non mi fa ridere, tu mi guardi ridere. No, perché No, cosa? No, le condizioni psicologiche di Ronald peggioreranno nei mesi successivi a causa dei danni subiti. Perché se continuiamo a ripensare qua la conversazione con l'operatrice, morendo circa un anno dopo. No.
cioè si è salvato. Ecco, però la cosa importante, ragazzi, scusate, perché oggi siamo un pochettino più seri. Sì, sì, sì. Allora, facendo una domanda sensata, a questo punto però comunque chi avrebbe scommesso sulla salvezza con le bet puntirania avrebbe comunque vinto, perché è sopravvissuto effettivamente. È certo che era la serietà, questa è la cosa importante, perché scusate, lui comunque è sopravvissuto a quella situazione lì, però quella situazione lì l'ha comunque ucciso un anno dopo, comunque ha contribuito, però non è però stata... è morto a causa dei danni subiti, quindi questa situazione l'ha ucciso. Raga, non lo so, questa è una vicenda Scam? Molto strana. Per fortuna che non è stato fatto, a questo punto viene da dire, grazie bello. Sarebbe morto senza questo. Sarebbe fatto, stato un bel macello a quel punto, perché ci sarebbe stata una rivolta. Ah, sai la cosa? È certo, quelli, capito, io ho puntato su morte... Comunque è morto per quella situazione. Ho puntato su Bidè, però ha sopravvissuto. Refound tattico. Vabbè, quindi è stato un bene che non hanno fatto in tempo a fare la bet. Torna allo stipendio. Sì, torna allo stipendio di zero. Vai, King. Prego. Christopher Neal. Perché rido? Perché? Guardarmi. 1 dicembre 2019, Kalamazoo, Michigan. Un uomo di nome Christopher Neal contatta il 911 in quanto un uomo di nome William ha fatto irruzione nella sua abitazione. Ma quanto è bella? William H. Kalamazoo, regà, quanto è bello come posto. Sì, di dove sei? Di Kalamazoo. Mazza. In casa sono presenti anche la moglie Helico Neal e la figlia di appena 2 anni. Dopo pochi minuti, entrambe vengono divise da Christopher, nascondendosi in un'altra stanza. Io ci vado a Kalamazoo, basta in faccia la finestra, ragazzo. 911, what is location of emergency? La stessa di prima. Questo l'avevamo visto. L'avevamo visto perché l'aveva caricato Spirale. No, scusami, Assi di Pic. Il primo creepy cerbero in assoluto, credo. Madonna. Sì, quindi va skippato. E questi su audio alla fine sono qua. Esatto. Visto, però. Vabbè, ho capito, però non è che se lo rivediamo tutti per te. Complimenti, guarda, pensavo avevate più considerazione di me, però vabbè. Lui muore, Pela. Spoiler, ma basta, andiamo avanti. Prossimo video. Ma morono sempre a sto programma. Allora, Pela, guarda, per farmi perdonare... Per farmi perdonare, ti offro un'opportunità. Potrai selezionare tu stesso il video da vedere nell'intero canale. È clamoroso. Clamoroso, Pela. Guarda. Parecchi. Ti metto i più popolari, dai, poi ti dico quelli che abbiamo già visto. Ci sono parecchi con donne, te lo dico. Allora, vai. Puoi zoomare un altro po'? Top 5 foto scattate prima. No, secondo me gli piace quello là. Quello vai, Pela, vai. Passa a destra. Tempo mi ha fatto morire. Ci stanno molti con donne. Penso che a te piacciono. Sì. Dai, dai. Là ce ne stanno tre. Le donne. Scegli tu. Vabbè, questi abbiamo visti tutti. Tipo, sono tutti rossi. Le foto scattate prima della tragedia? Quella non è vista. Quale? Però questa. La Sì, l'abbiamo visto. Me lo ricordo io. Sì. Okay. Ronaldinho. Ti dico... 5 persone tornate in vita. Ti dico da dove? Vogliamo vedere le persone, no, le persone tornate in vita. Quella Emo lì, due segreti. Ti dico da dove? Mi sembrava a me. Eccolo. Questi non rossi non li abbiamo visti. Questi non rossi? Tipo questo film non consapevolmente no, morte. L'abbiamo visto, ma forse non. Top 5 i filmati ritrovati più inquietanti. Oppure i filmati di videosorveglianza di casi irrisolti. Let's go. Grazie, Edo. Dai, bravo, Pela. Dai. Scelto bene. Ci piace. Mettiamo quale colonna sulla faccia sinistra. Mi si è addormentata una gamba, mi viene da ridere adesso. Grazie, Emma. Avonte oquendo. Aspetta un secondo, si è scordato. Aspetta un attimo. Assi di picche. È perché non c'era proprio la parte scritta. Sì, sì. Avonte oquendo scomparve nel nulla il 10 aprile del 2013. Il suo corpo senza vita fu ritrovato solo 3 mesi dopo nell'East River, grazie 88,
Avonte è un ragazzo di 14 anni affetto da autismo. Nonostante il suo disturbo, frequenta regolarmente la scuola, dove viene visto per l'ultima volta. No, Greve, c'è pure il filmato. Avonte è solito correre. Raga, mi sta più male. No, mi sta più male veramente, raga. Avonte è solito correre per i corridoi della sua facoltà, ma nonostante le raccomandazioni della madre agli uffici scolastici, ufficiali scolastici, quel giorno la porta della scuola rimane aperta. Greve, raga. Come scappa? Porca puttana. Le telecamere hanno ripreso una persona non identificata a lasciare aperta una delle porte esterne dell'edificio. La porta rimarrà aperta per circa mezz'ora. Dubbio verso io. Solo 3 minuti dopo la scomparsa di Avonte, uno dei supervisori nota la porta aperta e decide di chiuderla. Questa tragica fine è solamente frutto di negligenza? Non lo sapremo mai. Prego, prego. I suoi resti, in stato di decomposizione, sono stati ritrovati a circa 18 km dal luogo della scomparsa. La famiglia del ragazzo continua a non credere ad uno sfortunato incidente. No, anche perché 18 km sono tanti e... Qual è la città? Se era, non mi sono scordato. Perché poi effettivamente dobbiamo pensare alle città americane estremamente diverse dall'impostazione europea, se non tipo New York. E quindi lì veramente non c'è un'anima in giro, è tutta autostrada, è solo macchine, cose. 18 km è difficile se sia fatti a piedi. No, a piedi, esatto. A meno che non stai proprio nel downtown, che spesso New neanche York, esiste. New era New York? Allora niente. No. Allora nulla. Eh no, perché no. Pensa a quelle città in cui c'è sta veramente tantissimo spazio vuoto tra un edificio e un altro, tipo, che ne so. Essendo New York, in realtà più West Coast. Effettivamente era proprio qua sopra. Tipo. Dipende pure per quanto tempo è scomparso, perché magari se sono state, che ne so, 2 giorni ce la fai a fare 18 km. E poi se nessuno l'ha aiutato e lui giustamente ha pure problemi psicologici e nessuno l'ha aiutato, ahimè, può essere pure che è morto semplicemente. Ma 18 in una città come New York ce la fai anche cioè ce la fai, capito? Sì. Quello, perché è tutto... Però... Si sarà perso, capito? Ah, così? Non si è capito come è morto. Perché questi qua sono i risolti, ragazzi. Esatto. Certo. La paura è proprio questa. La cosa che... La domanda era, sarà stato frutto soltanto della negligenza? Secondo me volevano un po', fa intendere... Non è che quel tizio ha lasciato aperto la porta apposta per poi seguire, che cazzo ne so. Che non sono riuscito a identificare chi fosse la persona che ha lasciato aperta la porta. Molto strange. Chissà se faceva parte del personale scolastico. Eh no, quello è... Più che altro è strano, nel senso, perché avrebbero dovuto fare questo a una persona autistica. A che pro? Proprio perché c'ha meno difese, quindi magari... No, dico, ma a che pro? Cioè, per ucciderlo, ma per prendere cosa? Non sappiamo qual è il trascorso. Neanche hanno detto, che ne so, organi... Che cazzo gli rubi? Per forza rubagli gli organi, può darsi pure che vuoi uccidere. Così dici, solo per puro sadismo, malattia. L'aveva individuato là, lo guardava mentre andava a scuola, l'ha visto come una preda semplice, magari un ragazzino. Solo, diciamo, per sfogare sta roba. Perché magari uno che difficilmente avrebbe raccontato, se sarebbe accorto, perché magari era molto, appunto, come persone affette da autismo, molto concentrato sul suo. Poi ovviamente è orribile, ma si può, come scrivono in chat, anche ipotizzare una violenza sessuale. Però magari no, era già in decomposizione il corpo quando l'hanno trovato, quindi un cazzo. Non puoi neanche... Avrei pensato a uno stupro, ma sa parecchi stanno di stupro. Curioso. Ma guarda che l'America fa paura davvero. Cioè, gli Stati Uniti sono... Ma voi, ma 90% dei casi che vediamo a sto format sono tutti americani. Cioè, è un luogo folle. Sì. Un luogo d'eccesso. Poi vabbè, come abbiamo detto altre volte, anche perché comunque c'hanno molte videocamere, sia le bodycam delle forze dell'ordine, sia le videocamere in giro. È chiaro che, cazzo ne so, in certi posti del mondo succedono le peggio cose...
come a Napoli. Sì, beh, ma sì, cazzo, sono Colombia, capito, Messico, sì, là, che te posso dire, in alcune zone del Brasile, però magari non ci stanno le videocamere, no, esatto, quindi ci sono anche meno reperti, diciamo. Sì, sì, sì. E vai, dai, vado io? Vai, vai. Jacqueline Sutton. Ecuador, sì. Jacqueline Sutton, giornalista inglese, direttrice per l'Iraq. Per l'Iraq, scusate. L'Iraq. No, pensavo fosse Iraq qualcosa, tipo una testata, invece no. No, Sandro lo vedo, dell'Iraq, vabbè. Del IWPR fu trovata morta il 18 ottobre 2015 nei bagni dell'aeroporto di Istanbul. O Istanbul. Il giorno del mio compleanno. Oh! Là, ti devi fermare. O dello scherzo delirio. O del troll delirio. Ti vedo. Secondo la ricostruzione fornita dai media turchi, la Sutton si sarebbe suicidata nella notte, impiccandosi coi lacci delle proprie scarpe in una delle toilette dell'aeroporto. Almeno il governo turco ha seguito delle indagini, gli investigatori turchi hanno stabilito come causa scatenante del suicidio la disperazione scaturita nella donna per aver perso il suo volo. E madonna... Secondo tale versione, la Sutton, sprovvista di denaro per acquistare un secondo biglietto, avrebbe avuto un crollo emotivo tale da spingerla a compiere l'estremo gesto. Jacqueline era un'inviata di guerra, con pluridecennale esperienza nella gestione di situazioni traumatiche. Successive indagini hanno inoltre rilevato la presenza di $2,300 nella borsa della donna, quindi è impossibile, okay, questo, quello è il motivo. Si hanno fatto fuori palese. Me lo credo. Secondo fonti vicine alla Sutton, una donna aveva scoperto delle prove che collegavano il governo di Ankara all'ISIS. Grave, regà. Greve. Si tratta quindi di un inscenato suicidio? Pensate quante cose accadono così quotidianamente e noi non sappiamo niente. Ma quante, forse migliaia. È pieno di suicidi in carcere, migliaia. Subito dopo dei personaggi che sapevano un sacco di cose. No, ma anche nel mondo della guerra, nel mondo dell'organizzazione. Questo perché è documentato, ma sì. Per il resto. Ma pure tipo il caso Epstein che si era suicidato in carcere, lì quel giorno si sono rotte le telecamere di sorveglianza. Io ho detto. Secondo me 100% non suicidio Epstein. Sì, sì, palese. Palesemente sì, omicidio, 100%. Quotato. Sì. Negli ultimi fotogrammi disponibili sembra salutare qualcuno con lo sguardo. Conosceva l'aguzzino? Numerose controversie aleggiano tuttora su questo caso. Tempi cubi, ragazzo. Tempi cubi. Che ne pensa Sandro Pela? Cioè, un po' tosto. Dio. Non so che dire, raga. Cioè, dice, senti senza parole, ragazzi. Senza parole. No, raga, perché una cosa è risolta. Cioè, nel senso, non so. Vabbè, non penso che ostacoli le indagini. Puoi dire la tua? Non penso sposterei gli equilibri. No, vabbè, ma andiamo avanti, dai. Vabbè, preferisce non esprimersi. Ci sta, perché magari potrebbe influenzare le indagini. C'è Erdogan che sta avvelenato. Kuala Lumpur, 17 settembre 2007. Questo video mostra un motociclista abbandonare un pesante borsone nel retro di un negozio dopo una conversazione telefonica. Almeno un po' d'esordio del 2007, grande anno per la scena emo. Ma Mister Narra? È scomparso. Non lo sento più. C'è. Ah, non c'è, però non lo sento. Tale borsone si rivelerà contenere i resti di Nurin Jaslin Binti Jasmine. Una bambina di soli 8 anni scomparsa il mese precedente. Nurin Jaslin fu vista l'ultima volta il 20 agosto, mentre veniva trascinata da un uomo mai identificato all'interno di un furgone bianco. Madonna, da film quasi. Ma pure peggio. Il corpo della bambina presentava segni di torture e sevizie. Nurin fu tenuta viva e torturata per circa un mese prima. No, raga, ma la gente sta fuori. Questa è, oggi è poi pesante. Ti dà a me pela le donne.
Ma vabbè, allora, dai, un mese prima di essere abbandonata come un rifiuto. Cioè, raga, quasi da periodo di malati mentali, altro che rimasti. Io. Ma ci mancherebbe, non si rapporti a questa gente. Ci ma assolutamente no, guardi. Ci, per un ci mondo normale, signor, senza questi estremi, ci mancherebbe, signor Loverso. Anche lei pela. Poi questi sono peggio, ovviamente. No, però ragazzi, anche tu rimani dai, delinquente. Ma di che parliamo? Maestro, esatto. Sta roba per me è full aliena. Nonostante le immagini riprese dalle telecamere, il motociclista rimane tuttora non identificato. E nessuno ad oggi è stato condannato per questo misterioso ed efferato omicidio. Ho letto dei commenti. Dai, raga, che schifo. Ma a parte gli scherzi, va bene, bene, allora, tutto, però dovessi... dai. Dai, raga, no, basta. Andiamo avanti. È assurdo il fatto che la prima idea che ha avuto in mente il Pela è stato utilizzare questo caso per rendere se stesso meno meno perseguibile. Cioè, non ti è entrato un cazzo della cosa. Ma perché cosa. Io stavo a rispondere alla chat? C'è un'opinione orribile. L'hai messo subito a confronto con te stesso, l'hai usato per scagionarti. questa è una roba veramente guarda che questo strumentale, questo è un orribile. Attacco. Che è molto meglio di così. Raga, mi fa senso sta roba, dai. No, questo no, ma non avevamo dubbi. Devi dissare dei Brevan. Dissa dei Brevan. Ma non potrei mai. Dissa dei Brevan. Non potrei mai. Dissa cioè, io te lo giuro, Brevan. È l'unica persona che proprio... Cioè, che vengo qua mi fa troppo ridere. Cioè, ma già un mezzo dissing tra l'altro. No, vabbè. Ci dovrebbe sta. L'hai ma, fatto, ma te fa ride in che senso? Te fa ride come? No, in senso positivo. Fa tante cioè, nel senso lo trovi buffo. Ma pure quando rivedo le lacrime. Lo trovi buffo. L'altra volta, anzi, l'altra volta quello in chat. Non penso che gol del Frosinone, Dave. Perché? A te solo. Ma capito? Te li caccio sempre a me, me le dico. L'altra volta, ora ha segnato il cazzo. Vai, Chitano, è il tuo momento. Alan Gel. Mazza, pare che lo sapevi che c'era uno con un nome strano. Vabbè, Gel, come si dice? Distruggilo come Gallagher ha distrutto Mambolosco. Ma che è Arnold Schwarzenegger, quello a sinistra, raga? Fateci caso, pare lui. Un po' più capuccione. Sì, meno Chad, però c'è via, Sì, sì, da molto più vecchio di adesso. Un deep fake con la faccia di Arnold Schwarzenegger, ecco, tipo quello. Il corpo senza vita di Alan Gel fu trovato il 25 febbraio del 2014 sulla spiaggia di Perranport. Perranport, nella Cornovaglia. Nella Cornovaglia. Hai capito, eh? Dave del Catanzaro. Oddio. La sera prima Alan fu ripreso da diverse telecamere di videosorveglianza in giro per la città. Quasi, quasi sembrasse. Pareva un po' un top rimasto, se ci fate caso. Se sta cazzo di cosa funzionasse. Porca Madonna! Quasi sembrava vagare. Ok. Ah, raga, stava un po' top rimasto. Vabbè, guardate. Guardate che roba. Oddio, sì, strano. Ma veloce. Ma che veloce, sta sbanda tutto. Sì, un po' strano, sta un po' briaco. Un po' brillo. Dici un po' come quando il gabbrone. Quando fu trovato il mattino da un passante, Alan era completamente nudo, eccezione fatta per i calzini e una scarpa greve. Inoltre da ride, scusa. Ma come che c'è? Fa ridere. Da ridere. Ah sì, un uomo nudo con i calzini, penso strana, che sia la cosa. Allora, diciamoci la verità. Un uomo nudo con i calzini, un essere umano nudo con i calzini è la cosa più ridicola sulla faccia della terra, ma un uomo nudo con i calzini ed una scarpa e la faccia d'Arno Schwarzenegger, però vecchio, bravo, dai. Bravo. È ancora più strano che hanno trovato nella sua bocca delle cuffie arrotolate insieme a un altro calzino, quello mancante. Beh, vedi? Curioso. La bocca e cuffie. È una cuffia, cuffie. Delle cuffie musicali. Delle cuffie, sì. Le cuffie, cuffie a padiglione grandi oppure le cuffiette auricolari? O le cose, o le... auricolari. Quelle in-air. Vabbè, che ne so. Gli inquirenti seguirono inizialmente la pista del suicidio. L'autopsia ha rilevato in seguito numerose escoriazioni sul petto, sulla fronte e su una mano, incompatibili con l'ipotesi del suicidio. Per l'annegamento. Come l'annegamento, raga? Mi sono perso qualcosa. L'autopsia ha rilevato in seguito numerose escoriazioni sul petto, sulla fronte e su una mano, incompatibili con l'ipotesi del suicidio per annegamento. Soffocamento, doveva dire. No, magari annegamento e poi qualcuno l'ha preso da armare. Esatto, esatto, esatto. No, ragazzi, vale a maggior ragione per le donne. Se una tipa si spoglia, anche se è tipo Emily Ratajkowski, se spoglia completamente con quelle belle zinnone e rimane coi calzini di lana, magari di lana. Posso dire che a me un po' piace. Io sai che cosa faccio? Dimmi,
Quella è la porta, signorina. No, a me un po' piace l'idea. Io lecco i piedi, cioè farei di tutto. Un po' attira l'idea che abbia solo i calzini. Ti eccita questa cosa? Perché poi guardi tutto. Cioè, se un indumento forse addosso è meglio di zero. Perché ti fa immaginare. Il vedo non vedo del piede, vero? Di qualunque cosa. Io ho sempre scopato con i calzini, mamma mia, guidati, Clemente. Mi deludi ogni giorno spesso, di più. Io spesso scopo con i calzini. Io pure, mi piace offrire. Vedi che mo escono fuori tutte le cose. Voi quando dovete scopare, vi togliete il calzino? Vabbè, io come uomo posso. Vorrei le prove. Però vedi che se ne va, se ne va. Piedi, io... Niente, vabbè. Io... Oh, guarda quanti abbonamenti, guarda! Niente. Ringraziate. Grazie, grazie mille. No, vabbè, Davide, sulla roba dei piedi, sai che si offende proprio. No, Davide, non ci offenda. No, no, che cazzo? No. Oh! Che squali? State arrivando! Ma che è? Mi pare una katana. Sembra il gitte di Chiara! Il gitte di Umezawa. Ma è Tenchu! È un po' Tenchu, eh. No, non voglio. L'altra volta che hai messo una storia, porco Giuda. Grazie Chiara. Grazie. Non ci hai sentito perché eri fuori, ma l'avevo ringraziata. No. Mi fai schifo. Sei capitato male. Ma chi ti ha invitato? Ho un conto aperto con Ecigoia. Adesso fatti da parte o ti faccio fuori. Liao! 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 Muore di uno spazzino. È bellissimo. È Gitte Umezawa, è lui. Dai, regà, mi raccomando, domenica, Cerbero, motherfucking party. Se non ci state, siete come Massimo Bordi che si blocca sui rotaie del treno. Mi raccomando, 27 gennaio, Legend Club di Milano. Vai, dillo, dillo perché c'è pure Legend Dave. Legend Club dillo. Di Milano, Chainsaw Night, il party alternativo più inclusivo d'Italia, con anche ospite Dave Revan. Dave Revan farà DJ set anche a Milano, quindi andateci. Ci sarà anche Lilli Meraviglia. Ci siamo tutti, DJ set dal metro. Grazie Pixel. Ragazzi, è una roba incredibile. Ma che c'hanno stasera? No. Oddio, sta per succede. No, Fra. Non ce la fai a bucarlo, è impossibile. Farlo, non farlo. Faccio come Ken Lee, faccio. Occhio quella che stai a coprire la telecamera. No, non più qua. Aspetta. Non è impossibile. Ecco, vai, sì, perfetto. Vedi così. No! Oddio, l'ha trapassato! No! Oddio, aspetta! Allora, spaccare, Marco lì, mi metti una mettimi un tema del Street Fighter 2, no, tipo Guile! Mortal Kombat! No, Street Fighter 2, zitto, vela! Street Fighter 2! Oh, ok. Allora, eccolo qua, noi reggeremo questo coso. Pela, vieni qua più verso la telecamera, io devo reggere e tu dovrai picchiare il Renato Zero. Vai. Aspetta, guarda come si rompe la camera. Abbiamo beccata una. Va bene. Eccola. Qua addosso, mettili qua. Ah, eccolo sì. Shoryuken! Oddio! Hadouken! 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 Yuga, flame! No! Che squali! State arrivando! È finalmente morto! Non faceva bella musica da 20 anni! È morto! Basta. Abbiamo tagliato la testa a Renato Zero, ragazzi. Greve ragazzi. Allora. A Creepy Cerbero. Ma tornando a noi, no? Tornando a noi. Anni di sedute. Stavo dicendo. Mi sento un po' un bambino. Basta con sta gag. Di quale gag stai parlando? Ma che è successo? È volato da qualche parte il mouse. No, raga, ma c'ha proprio la bocca bucata. Quella per divertirsi. Questo ha la bocca bucata. Il cuore di un soldato. Guarda, il telefono mi sa che se l'è inculato Pela quando ha fatto la mossa. No. Sì, live da boss. La mossa del Puma. Ma ci fai la mossa del Puma? Ammazza, raga, io sono stato clamoroso. Porco, tu l'ho ucciso al primo colpo, Renato. Troppo è rimasto. Vecchio. L'ho bello perforato. Diranno che sei vecchio. Stai bene con tutta comunque, quella forza che c'è in te. Ammazza, sei bravo. Vecchio, sì. Grazie, 91. Con quello che hai da dire.
Però mi fa impazzire. Mi sento di svenire. Non ce la faccio più. Che fortuna essere qui. Inquadra un attimo, Dave. Porco vai. Dio. Ah. Ok, ok, vabbè. Spalle al muro. Vabbè, fra, dai, ti ho visto bene, in condizione. Bene, bene. Oh, pure Ape Train. Massa, raga, abbiamo fatto 146 sub. Ma quanto siete belli stasera, oh. Sì, siamo un po' meritati, oh. Top. E dai, va. Non mi fare così. E dai, va. Niente, questo già abbiamo visto. Torniamo a parlare di persone morte. Ragazzi, è successo questa sera. Il pila Mortal Kombat. Questa l'abbiamo vista, però. Canzone di Street Fighter, grazie, però. Carmine. Questa l'abbiamo vista, raga. Eh sì, infatti, andiamo avanti. Infatti, perché siamo tornati indietro? Boh, forse nella colluttazione. La colluttazione? Che era questo qua? Era, no? Ma pensa se no, più avanti. Era quello dopo. Questo l'avamo visto. Eccolo. Era questo, sì, un po' più avanti. No, grazie, rosso sangue. Grazie, rosso dengue. No, io mi sognerò sta faccia. Pure le prime tre. No, l'angelo, vai. L'avevamo letto un po'. Sì. Stavo a leggere Marco, no? Sì, sì. Qua l'avevamo visto che era un briachello, girava. Sì. Qua c'era un carcino in bocca. Eravamo rimasti al carcino. Eravamo rimasti al carcino. Forse nell'acqua. Io pensavo che era soffocato con sto carcino ficcato in gola, però a quanto pare forse... Hanno scartato l'ipotesi di annegamento, suicidio per annegamento. Ok. Infine, nei pressi del suo cadavere, vai. Infine, nei pressi del suo cadavere fu trovata una giacca nera diversa da quella indossata da Alan la notte della sua morte. Conteneva una foto di Alan da bambino. Mega greve! Marco immerso. Oddio, è qualcuno che l'ha incontrato? Grevissimo. Ah, e così esatto. Finisce. Sì, risolti. Lars Mittank. Lars Alexanderson. Lars Mittank. Luglio 2014. Il 28enne Lars Mittank. Che dici, Vela? È in vacanza con alcuni amici. A Sabbie d'Oro in Bulgaria. Oh, grande canzone di Francesco Totti. Di Massimo Pericolo. Pericolo. Max Danger. Ma lo so che è di Massimo Pericolo. Ma basta questa cosa del rap italiano. Che palle, si parla solo di rap italiano. Sono tornati Club Dogo. Fa schifo il disco, Dio porco. Fa schifo, No, in realtà non fa schifo. Sentito mille allora, oggi, non è malaccio. Vabbè, no, non è incredibile, però non era questo il punto. Basta citare solo il rap italiano come se fosse l'unica cosa rilevante in Italia a livello musicale. Io adesso vado a fumare una sigaretta. Vabbè. Sentire il Dark Wave. Però, no, in realtà prima aspetto la fine della storia. Per un momento a destra mi sembrava quello dei Cesaroni, non so perché, ma proprio per un secondo. Ah, vento nei bicchieri. Sì, sì, sì. Durante una festa di spiaggia rimane coinvolto in una rissa che gli causa lievi. Però rudi, sì, un po' rudi. Lievi lesioni interne ad un orecchio. Attenzione Marco. Pausa. A Lars viene prescritto un antibiotico a base di cefuroxima e il medico, curante ovviamente, gli consiglia di prolungare la sua permanenza per evitare di danneggiare ulteriormente l'orecchio durante il volo di ritorno. Giustamente. La cosa peggiore è volare con l'otite, regalo. Ma che c'hai, va? Viene come caparezza. Ovviamente. Mittank, mazza, bello bislungo. Decide di prolungare il soggiorno. E guarda che bislungo. Non è effetto è bislunghetto. Ma che Slenderman, oh. Un po' bislungo, sembra strecciata la foto. Decide di prolungare il soggiorno, ma qualcosa va storto. In preda alla paranoia channel, manda un messaggio alla madre dicendole di essere inseguito da quattro uomini e di non sentirsi al sicuro. E uno era un 14enne. Nelle ultime immagini disponibili, Mittank entra inizialmente con fare tranquillo in aeroporto, per poi fuggire improvvisamente come se fosse inseguito da qualcuno. Non c'è nessuno dietro, scusa. Nessuno ha mai più visto Lars dopo che ha scavalcato magari la recinzione che delimitava l'aeroporto. Ad oggi nessuno sa che fine abbia fatto. No, terribile. Ma poi forse era più sicuro rimanere dentro l'aeroporto. Ma secondo voi? Ma sì, dentro l'aeroporto non ci stanno telecamere là. Secondo voi, tipo. Ma la cosa più greve. Sì, vabbè. In effetti. È arrivato Beatles Man. Secondo voi, tipo, che ne so, paranoie veramente
Cioè, non si vede neanche una singola persona che possa sembrare che lo sta inseguendo. Manie di persecuzione, folli, schizofrenia. Sì. Sì, però davvero, se non si sa più che fine abbia fatto, qualcosa dovrà aver fatto. Sì, poi però più però che quando altro accelera, ci cioè, sarebbe dovuto stare almeno una persona che accelerava il passo insieme a lui. Capito? Correva da solo. Vero che in Bulgaria può accadere di tutto. Sta roba è provocata dall'otite, si sarà presa un'infezione potentissima che l'ha coinvolto neurologicamente. Ah, e sì, questo potrebbe pure essere. Certo, la stava pure sotto antibiotico già, quindi teoricamente doveva stare in recessione. Mazza, però, raga, è greve, eh? Sì, terribile. Molto greve. Strana sta cosa. Poi, a quanto pare, o almeno non c'è scritto nel video, assenza di patologie precedenti o sì, comunque, diciamo, nessun tipo di precedente relazione a sti stati particolari, no? Di paranoia, insomma. Molto strano, in effetti. Molto curioso. Antibiotici più cartoni. Cartoni dell'SD, dici, Michael? Grazie, Rex. A proposito di cose particolari. Oddio, raga, basta. Fantasmi. Da. Io mi fumo una sigaretta. No. Non durante paranoia. Non durante paranoia. Dai. Dai, spero. Era proprio per evitarlo. Salve a tutti, paranoici. E bentornati. Paranoici. Paranoia Channel. Il video che segue è stato realizzato in collaborazione con Cinemergente. In descrizione troverete tutti i loro link. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nostro video. Ora cominciamo. Questo video è stato caricato su YouTube dal canale Jai3TV. Una telecamera sembra aver catturato un evento davvero bizzarro. Il filmato mostra diversi oggetti sparsi in una stanza. Si capisce chiaramente che non c'è nessuno. Improvvisamente ma che succede cazzo è? Qualcosa di inquietante e inspiegabile. Una piccola folle. Ma sono le lasagne che sono pronte all'altra stanza. Marco! Porca, vi a vedere Marco lì, porco Dio. Dimmi se non è un fantasma questo. Vi a vedere, questo no, è per fermate. Sparsi in una stanza. Si capisce chiaramente che non c'è nessuno. No, improvvisamente succede qualcosa di inquietante e inspiegabile. Che cazzo è? Solo la svapo dei debiti. Dai, Marco, non mi piace per culo. Corrente è liquido di rubino. Non mi piace per culo. Scusa, non lo so, che è vero. Forse sì, in effetti sembra proprio di ectoplasma. Fuoco fauto. Sì, ma non si muovono così. Che è un fuoco fauto? Raga, non può essere un cazzo che non sia una roba innaturale, dai. Ma sì, raga, ma che si movimento muove proprio è verso di là, dai. Ma c'ha una coscienza tua. Una scoreggia del duca. Vabbè, la mantiene. Testunna sta cosa. Dai, raga, e probabilmente no, scusate, con tutta quella roba l'ha buttata giù lo spettro. Quella è molto pragmatica. Mo cazzate a parte. Me guardi, mo lascia perdere che ma lo sai che sembra tipo nei quei cartoni animati quando c'è tipo, che ne so, il personaggio che sente l'odore, no? Allora lo segue, segue la scia. In questa posizione. Sì, esatto, è vero. Esatto. È quello, raga. Però una citazione. Si capisce chiaramente che non c'è nessuno. Improvvisamente succede qualcosa di inquietante e inspiegabile. Una piccola linea bianca si sposta da destra verso sinistra. Scorre attraverso la stanza prima di uscire dalla porta. È tipo il profumo, è tipo il profumo della torta. Sì, sì, il profumo della torta, esatto. Stava è quello che ho detto. Ma mi pare perché una piccola. Ah, scusate, sto bianca. Tutto modificato. Ti poteva di tipo scia. No, la linea. Linea. Ma come la parla questo? Linea bianca. Ma potrebbe essere, sai cosa, tipo c'è gente nei cartoni quando si fa tipo il profumo di qualcosa di buono. E il protagonista mente, sente questo odore e viene trascinato prima, verso magari un'altra stanza e la raggiunge magari fluttuando in una posizione. Genio. Ma scusa, scusa Dave, con le mani penzolanti e vengono attirati verso quella parte. Ma perché sta ripete? Ma l'abbiamo detto 2 minuti fa. Ma cazzo sta di pera, ma magna del biscotto, porco due, va a dormire. No, sa che non l'ho capita, però a caso, per dire
La buonanotte, capito? Vabbè, dai, vai a dormire. Raga, scusate, io non è che vi sto molto a seguire. No, ma non vi sto tanto a seguire per semplice motivo che sto cercando. Sei stunnato dalla scia? Pera, tu mi vivi per culo, però ti spiego perché. A parte il tuo razzismo vergognoso verso i napoletani. Non ho detto niente, lui ha detto la pizza a portafoglio. Sai qual è il fatto? È un buon piatto. Sai qual è il fatto? Piatto, Il fatto è questo, Pela, che... Il piatto non c'è sta, se magna che io non me lo riesco a spiegare come evento. Tu ti stai facendo influenzare perché ti Paranoia Channel, che è un canale di merda, l'abbiamo capito. Però il video, lui l'avrà preso online, capito? Ma tutti i video fake, penso. Non so tutti fake, alcuni saranno dei video che trovo online. Andiamo, vai, andiamo avanti. Scusami, allora, questo è impossibile sia fake, come fai a farlo? Scusami, ma che cos'è curva che quasi si muove come in questo modo? Io, se volete, uso il potere dei miei occhiali che mi danno più 4 intelligenze, raga, forse... Vai, lo verso. Guarda, l'unica cosa che mi viene in mente, che si muove così, è tipo... Dio, non so se avete presenti i cartoni, Tom e Jerry. Vabbè, dai, tipo? Dio, tipo? Tom e Jerry, c'era una puntata... Non mi ricordo com'era. Oddio, genio. Che c'è da ridere? Non ho capito. Ma è tipo la torta. È tipo la torta. Non ho capito. Sono su Black Mirror. È tipo il profumo della torta. Il profumo della torta. No. Ma l'avete detto prima, non la torta. Come si chiama? La scia dell'odore, tipo anche del pollo, la no? Bravo. Bravo, era una puntata col pollo. Esatto. Ah, sì. Genio, poi il profumo del pollo. Mucca e pollo, esatto. Mucca e pollo. E secondo gli esperti è lunga circa 3 metri. La strana figura non lascia nessun segno del suo passaggio. Vero fantasma? E voi che dite? Se ci fate caso, ragazzi, c'è stato un cortocircuito. È tipo saltata la corrente, secondo me. Tipo si abbassa la luminosità, guarda. Ha preso fuoco, probabilmente tipo una presa. È saltata la corrente e quello è il fumo e va via a casa. Se muove, e se muove così, ma a chi dà? A chi dà? È una corrente d'aria. C'è tipo una finestra aperta. Ma è naturale. Però va proprio preciso. O forse un po'. Tony Ferguson ha portato il suo gruppo di cacciatori di fantasmi. Ma è Ray Jackson. Chi è Ray Jackson? Ray Jackson, sentite la voce. Tony Ferguson. Sentite. Tony Ferguson ha portato... È lui! È vero. Grazie, Rick. Ma chi è? Tipo un attore, chi è? Mister sì. Dunque. È un musicista. E attore. Il suo gruppo di cacciatori di fantasmi nel carcere di Bodmin. Il filmato inizia proprio nella stanza in cui numerosi criminali hanno affrontato processi ed esecuzioni. Alcuni credono che sia normale che gli spiriti restino in giro in luoghi di disperazione come questi. Il gruppo di cacciatori passa l'intero pomeriggio molto tranquillamente, ma non appena il sole tramonta si verifica qualcosa di davvero terrificante. Alla fine di un corridoio è possibile vedere una figura umanoide nera. Sembra avere la testa rasata e indossare un lungo cappotto. La figura spettrale non guarda affatto il gruppo, ma piuttosto continua per la sua strada. Alcuni scettici pensano che Ferguson potrebbe aver vestito uno dei suoi uomini per creare questo filmato. Tuttavia, molti fan del paranormale affermano che il filmato sia genuino. Voi cosa pensate? È pomata. Questo è il Nosferatu di Robert Eggers. Si tratta di fantasmi o di una forma? Così, questa inquadratura e basta. Se no, il conoscitore magari, no? Ma era tipo, dove era? A Garbatella sto filmato? Al bar di Cesaroni. Pentole e bicchieri. Questo filmato, proveniente dalla telecamera di sicurezza dell'utente John C. Jones, sembra sui Cesaroni, dico, cara, ancora oggi ci stanno. Io mi sono perso una volta, stavo di notte dopo una serata, giravo per Garbatella, cercavo un bar, una cosa. Fatto di chetamina? No, dal navigatore c'era scritto tipo Bar Mimmo. Bar, pentole e bicchieri. Fra, ma esiste? Ma Dio, cara, io non capivo dov'ero. Dicevo, ma che schifo, fatemi tornare dove il PIL è più alto. Per favore. Che ne pensi di Claudia Amendola? Mi diverte, dai. Ah, ok, ammazza. Immagino molto più cattivo. Ma che domanda è? Come di che ne pensi di Giorgio Panariello? Che domanda è? Coglione. È rimasto, Full. No, nato come playboy, finito a fare comunque ruoli non terribili, al contrario di tanti altri attori. Voglio vedere Paranormal Activity. Lo vedi che ti sta piacevole a te sto canale? Veramente misterioso. Se questo non è abbastanza inquietante, l'autore del caricamento sostiene di aver ricevuto una notifica sul suo telefono
che lo avvisava di strani movimenti avvenuti nel suo soggiorno. Riguardando al rallentatore il filmato, si nota come le due figure compaiono sul lato sinistro dello schermo e pian piano iniziano ad avere un profilo ben delineato, prima di scomparire nella luce. Questo filmato è sicuramente incredibile e, a differenza di molte clip di sicurezza, non ci mostra le classiche sfere galleggianti o oggetti che cadono, ma due figure che ricordano veri e propri fantasmi. Ma sarà tutto vero? Sfortunatamente, a causa delle poche informazioni, questo video dovrà rimanere un mistero. Metti a posto, tutto c'è un casino, cioè. C'è il paradiso polvere che sporca. Comunque pareva casa di Marco Chitano, ma pure Chitano. Come si muove? Vabbè, comunque pure te c'hai le videocamere. Non è nemmeno entrata a casa mia. Casa mia è ordinatissima. C'hai le videocamere, però. Ah, sì, sì, le videocamere, sì. Erano costantemente spaventati da un... Ma chi è che parla? No. Ma chi è che parla, mo? No, non mi è mai capitato. Perché ho messo i sensori, comunque, che deve passare qualcosa che è bello sostanzioso. Ciao, sono Pera! Sono Pera! Vabbè, dai, io... oggi qualcuno... E qualcuno si diverte con poco, ragazzi. Diciamo che qualcuno si diverte con tanto e alcuni altri con poco. Vabbè, è così. Scusa. Non è non parlare sul video e non fare play quando parlo io, porca madò. È diverso. È una questione dei punti di vista. Voglio vedere che ne pensa sì. Marco. Tu, Marco, che dici? No, non lo so. Non esprimermi. No, sembra il video di Maradona, ma che tipo avanti. L'intervista gli fanno a Maradona che fa c'è troppo nervosismo. No, sai qual è il problema? In effetti io lo sento comunque un po' basso, narra di verità. Sì, c'è un po' di rientro, Simo, che ci stanno i mic vicino alle casse, quindi non sei altissimo. Ma qui. È Creepy Cerbero o rincoglioniti Cerbero? Ma che vuol dire? Questa non è male, Cassius. Ma che battuta è? Cioè, che vuol dire? Guarda che questa qua si è lavorata per 1:40. Rincoglioniti, mi piace perché c'ha doppio significato. Sì, perché Clemente esatto. Sta collegato da inizio, quindi è 1:40. Però ha droppata forte, eh? Sì, cazzo, io ho fatto male Dio. Proprio. Conta allora, che raga, mica male, porco due, c'ha un pisellone. Che te dico, stoppa, devo. del Messico, gli impiegati del posto erano Ma che è una fregna? Oddio, ma è un bella video... di casa. Questo è un video super fit. Massa, raga, c'è state tutto qua. Oh. Complimenti. Super fit. In alcuni uffici governativi di Città del Messico. Gli impiegati del posto erano costantemente spaventati da uno spirito che appariva con le sembianze di un monaco. Molti affermavano che all'alba si sentivano lamenti e urla. Forse questo filmato caricato su YouTube dal canale Vision Paranormal è riuscito a riprendere tale entità? La telecamera di sicurezza. Tale chita. Tale chita, ha detto. Ha detto? Posso dire una cosa? Posso dire una citazione di un film che mi è venuto in mente adesso? Dice. Non sono, anzi no, non c'ha. Non sono qui per lottare. Sono qui per giocare a calcio. Da che film era? Vediamo se in chat la riconoscono. Dai, fermate tutto. Togli il video un attimo, Marcolino. Io lo so. Shaolin Soccer. Bravissimo! Madonna, ha detto va a chat. È vero. Non me l'ero ricordato, ma l'hai detto sì. Eccolo, ok, è vero. Vabbè, mo grazie al casa. Ma non so perché mi è venuta in mente adesso quella scena. Paranormal è riuscita a riprendere tale entità? La telecamera di sicurezza riprende un corridoio. È tutto normale, fino a quando una figura nera incappucciata spunta dalle scale. Inizialmente molto cauta, come se non volesse farsi vedere da qualcuno. Lentamente, la figura sinistra si trascina giù per le scale. Inizia prima a guardarsi intorno, e poi si sposta verso sinistra scomparendo nel nulla. Molti fan del paranormale sono rimasti senza parole nel vedere il filmato ed hanno addirittura accostato l'esplosivo. Rubino, nella sua puntata di Paranormal Rubinity. Lui è un fan del paranormale. È fan del paranormale, lui comunque ci è rimasto di stucco. Che non ho visto sto video. Guarda, hai detto a frate, si scessavo io. Madonna, manco l'ho conclusa. Cioè, mi inibisce perché così, cioè, ho già ottenuto il risultato, quindi neanche esatto, l'impegno per non la crearla, devi chiudere, non la devi chiudere. Oddio mio! Al cupo mietitore. Invece, secondo gli scettici, il filmato è una bolla fatta da qualcuno per terrorizzare i propri colleghi. Voi che ne dite? Uno con una vestaglia. Io dico, anche però usciamo? Voi che ne dite?
Abbiamo Pela un altro video che ho selezionato solo ed esclusivamente per te. Non di paranoia. Raga, vi prego. Basta. Torniamo a quelli seri. Io vedi che sto alternando, Pela, tu non hai mai fiducia in me. Sto cercando di dare tutto quanto alla mia chat. Grazie Franco, Franco stanco. Stanco, mi perché piace. Comunque la chat è tutto per me. Cioè, sono amici del web, capito, Pela? Sì, sì, no, beh, ma io concordo, cioè, nel senso. Io mi sto cercando di impegnare, ma tu mi denigri sempre. Ma non è vero, dai, sempre, ma solo perché ho detto dalla signora Bontempi. No, ma in generale, sì, è da oggi che mi tratti male, cioè, io ma dai, non è vero, sì, stai a trollare. Non proprio. Dai, scusa allora, un bacetto. Vai. No, no, sono a bocca, che cazzo vuol dire? Esatto. Ho capito, ma esageriamo, dai. Tra qualche puntata. Oddio, ragazzi, stavo per droppare Ford perché sono talmente stanco che pensavo ancora di stare su YouTube da stamattina. Madonna. Stavo per dire, no, ste... Nonate, no. Ste... Mate, no. Io vado un attimo a fumare, ma perché? Puoi andare a fumare, puoi andare. Adesso puoi andare, grazie, adesso puoi andare, non grazie. Serve la scusa di, tipo in classe. Grazie, grazie. Prof, devo chiamare mia mamma. Tanto comunque queste a livello dei VOD. No, ma vai tranquillo. A livello dei VOD vanno sempre levate queste. Sì. Quindi vanno a finire su YouTube. Quindi dilla, se dici che va troppo? Ma troppa. No, ma adesso non me va. Ultima ora Pietro Storti aggredito. No, beh, Marco, non credo. Raga, calcola, ho il culo sudatissimo. Scommetto che questo qua messaggio è iniziato non toccherò. No, non si sente nulla. Cioè, non so se... No, ok, là, forse no, però... Ok, no, però... Cioè, sarebbe al massimo capire. Posso leccare, però toccare no, però. Ma dai, raga, allora, almeno l'ultimo video seri. Sì, ah, ok, almeno l'ultimo seri, però devo, devo chiedere una cosa. Fai dei... Portate pure Renatino da là, così gli fai due tiri, capito? Sì. Boraccio. Posso andare in bagno? Sì. La lingua dei mori. Esatto. Mi pare che l'hai decapitato. Allora, devo dire una cosa, già che ci siamo, no? Anche io, Clemente, ti voglio bene. Allora, giustamente... Grazie. Giustamente... ma che è sta roba? Ok. C'è qualcuno che ha scritto... Scommetto che questo messaggio in evidenza non verrà letto. Perché abbiamo ricevuto un'aspra critica da parte di un ragazzo sulla mancata lettura di un suo commento in evidenza, no? Ok. Ok, io l'ho detto tipo ieri live, facendoci due risate. Ci ho detto, sì, c'è un tizio che sul gruppo Facebook Gli Amici di Caraferragni ha scritto ho riscattato il mio messaggio in evidenza con puntirano, non mi avete letto, scammer. E siamo fatti una risata, è morta lì. Non solo. Mi ha risposto. Ah, sotto quel sì, quel sì, incazzato là. Come una bestia. Dice un po', leggilo. Parte, vabbè, io ho risposto, scusa King, grazie Nick. E lui, non mi aspetto delle scuse né soluzioni, o nemmeno una risposta. Evitiamo solo le prese in giro, per favore. Madonna, si è avvelenato, sì. Sì, sta incazzatissimo. Io, vabbè... Ma quanto costa riscattare quei messaggi evidenziati? 5.000 punti rana. 3-4 euro. Ah, madonna, 3-4 euro c'ha ragione. No, ma che, zero. Ma no, zero, quei punti rana che si prendono. Ah, gratis sui punti rana. Allora taci. Siccome ho notato che non è successo solo a me, vorrei proporre di rimuovere il premio riscattabile evidenzia il mio messaggio, avendo speso più volte i punti rana per farlo, senza in realtà essere minimamente considerato. Voglio chiarire un piccolo particolare. Il coso da riscattare dice evidenzia il mio messaggio, punto, non dice evidenzia il mio messaggio affinché venga obbligatoriamente esatto. Letto dallo streamer. Bravi raga, bravi, ma non solo, ma che è sta roba, ma che è sto coglione, vabbè, ma io direi andavo il video, tanto questa vicenda è divertente però, eh. Vabbè, allora, dove cazzo sta? Oddio. Mo è partito il meme. Buonasera, iscriviti al canale Caro Mattia. Purtroppo mi rimane troppo lontano, Mattia. Se no ci sarei stato volentieri, Caro Mattia. Purtroppo mi rimane troppo distante. No. Se no sarei già stato presente al Cerbero Park. Purtroppo non ci sono. Io vedi, non ho una macchina, non guido macchina perché soffro attacchi di panico. Spostarmi con le metro no, perché soffro attacchi di panico. Se uno mi dice ti pago il biglietto oppure ti pago Uber... Si fa, in senso... Ragazzi, però ditelo a Leandro. Fate una colletta, no, cioè. No, dite a Leandro che entra gratis, non deve pagare il biglietto. No, ma no, ci no, poi diceva Uber, perché la cosa da spostamento, ho detto, se uno mi dice mi paga Uber, io vado. Allora sì, è fatta. No, o uno o l'altro intende lui. No, l'ha detto, se uno mi dice ti pago il biglietto e ti pago Uber, io ci sono. Ma il biglietto quanto costa? Ma scusa, il biglietto glielo offriamo noi. Ok, e Uber pure. Pure? Madonna, conosci l'ore. Barra, tipo così.
pure. Come per dire. Ma sai perché? Perché mi sembra una pretesa un po'. Vabbè, dai, lo sai. Deve essere anno, pagato da Uber direttamente. Non è un discorso di soldi, ovviamente, sì, che io lo gestio. Cioè, durante le preparazioni del party, che stanno lì a monta tutte le 8. Eh? Poi glielo riporta a casa, è una responsabilità pure dopo, onestamente. Capito, cioè, nel senso che me lo mette là, è 8:15, chiama Uber a vedere che arriva, a sentirlo. Cioè, capito? Non è molto smart, panico, con tutto l'amore del mondo. Vabbè. No, ma non è una questione di soldi, è una questione di impegno. Se qualcuno si prende la briga di averlo sotto la sua ala, mettiamola così. Qualche ragazza, magari. Vabbè, dai, ma tutta la serata a far braccio destro del conoscitore. Vabbè, ci potrebbe pure no, stare. Vabbè, per carità, non è per allora, cattiveria, però. Facciamo una cosa, in ottica anche creepy, al ritorno potrebbe accompagnarlo appunto una ragazza, che si prende la briga appunto di riaccompagnarlo con la macchina, e se magari può Spirale può andare con loro per far già le riprese, no? Sì, no, me lo porto no aspetta, dico sul serio, questo ci può essere sta. Già poi una roba che poi venerdì prossimo... Ci può stare. Regà. Ci potrebbe stare. Anche se Spirale mi ha detto che vuole venire senza dirci che è lui. Così tutti. Solo all'ultimo quando c'è da riaccompagnare. Allora, vi leggo l'ultima cosa, poi andiamo con l'ultimo video. Allora, questo ragazzo fa... Davide, ho appena sentito il tuo commento nella live. Ok. Ti consiglio di leggere bene le cose prima di fare il passivo aggressivo nella live, dicendo che mi sento scammato e che mi sono lamentato. Se hai difficoltà nella comprensione del mio post, sono disposto a spiegartelo in maniera diversa, ma non mettermi in bocca lamentele o altro. Ci leggi il messaggio adesso originale, perché magari ti sei sbagliato te, io ci credo a sto ragazzo. Adesso lo leggo. Questo post è e rimane un suggerimento di un'opinione. Ok. Chi ha contestato? Il termine scammatorio è virgolettato, è preceduto da un po', proprio perché quello che tu hai raccontato non è neanche lontanamente il mio reale pensiero. Grazie Orso. Ma non ho detto nulla poi che è da un po' di tempo a questa parte fai sempre più spesso il passivo aggressivo, anche nelle risposte Instagram lo avevo notato, ma in realtà no. No, ma sarebbe bello se tornassi a rispondere in maniera seria come sai davvero fare, anche perché ripeto che non solo supporto il vostro canale, quindi nel mio piccolo contribuisco al vostro stipendio ma sono anche sempre stato un tuo grande stimatore. Ho spesso speso belle parole per te e per il podcast in generale a chi non vi conosceva, e quindi mi aspetterei quantomeno lo stesso rispetto che porto io a te. Poi se nella tua vita l'educazione è diversa ne prenderò atto, ma ci sono persone che vi offendono e le trattate in maniera migliore, rispondendo nel merito anche sui commenti fatti apposta per provocare. Poi se uno fa un'osservazione innocua e senza alcuna lamentela rispondi così, vedi tu se è la nuova immagine di te che vuoi dare. Grevissimo. Sta asfaltato, sì. Infatti stai avvelenato peggio del pelaguano di una pizza salsiccia e friarielli. È quello che ho letto prima, il post originale. Che ce l'hai con siccome Napoli, ho notato che non è successo solo a me, vorrei proporre di rimuovere il premio riscattabile evidenzia il mio messaggio, avendo speso più volte i punti rana per farlo senza in realtà essere minimamente considerato. Non voglio dire cosa dobbiate fare o meno, ma secondo me è un po' scammatorio. No, fratello, da niente, sei morto. Vabbè, raga, ma cioè, poi chi non è detto PGN? Niente live. Tu ti ricordi, Simo? Sì. Che cazzo non c'è? Non avevo detto nulla di che. Avevo detto... Ha fatto sto post, lamentela. Tranne qua quanto... No, abbiamo spiegato la cosa che ha detto Dave anche prima, che il messaggio in evidenza non sta scritto da nessuna parte, in nessun canale funziona che viene letto automaticamente. Ogni tanto li leggiamo, ogni tanto no. Anzi, si evidenzia proprio per aumentare la probabilità che venga letto, però non c'è nella certezza. Sì. Vabbè, poi ragazzi, è chiaro che ci sta che uno sollevi la questione, ma secondo me questo qua si deve togliere un po' la scopa dal culo. No, per carità. Poi magari accetto la sconfitta, raga. Non lo so. Eh sì, ti ha asfaltato. Vabbè, me la collo, raga. Cioè, ha usato le parole pesanti, quindi... Mo spero che non mi faccia un post contro nascosto. Perché ho detto che c'ha la scopa in culo, perché sennò confermerebbe solo il fatto che si deve levare una bella scopettona dal culo. Giusto, narra, giusto. Robert Cerqua. Yes, can you send a place to
Esatto, non sembra un essere umano. Frase di senso compiuto questa. Dai. La moglie non aveva letto il suo messaggio in evidenza. Cazzo, ma poi non è americano questo. È un inglese, si sente dall'accento. Bar Italia. Grande gruppo, grande citazione anche in un momento critico come questo. Can you apply some pressure to the wound? It's trying. It's not. Adesso, ma mandala qui. È uscito di casa. Non ha un'arma, ma perché? Perché stanno in Inghilterra e non è capito. Is he breathing? Yes. He's on his side, he's breathing. So he is conscious, he is breathing. Robert Cerqua, 31 anni, ha cercato di uccidere suo fratello gemello Christopher, accoltellando in pieno stomaco nella loro casa di famiglia. Coltellandolo. A Hythe, nel Hampshire. Una volta catturato, Robert dichiara di aver agito per legittima difesa, dopo che suo fratello gemello aveva cercato di aggredirlo con un coltello da cucina. La ferita riportata ha perforato l'aorta di Christopher. Il ragazzo morirà poco dopo l'arrivo dei paramedici, nonostante gli sforzi compiuti dal personale ospedaliero. Secondo la corte, Robert avrebbe aggredito il fratello a seguito di un impeto di rabbia, dai, raga, dovuto alla massiccia assunzione di alcol, di cui il ragazzo era spesso dipendente. Il terzo gemello. A suo sfavore,
viene inoltre riportato come già in passato sia stato autore di violenze domestiche contro le sue ex ragazze. No. Sempre dovute a momenti di rabbia causati dall'alcol. Oh, pure io sono alcolizzato, però cioè al massimo. Robert Cerqua viene condannato all'ergastolo con pena minima di 13 anni di reclusione. Fino a 15.500 euro di multa. No. Voi non legge i messaggi citato, evidenziati. Ho citato. Vai Marco. Eccoci. Jeff McDonald. Aia. Questo è proprio il clown. Questo è il fratello. Zitti. Vediamo all'ordine, vero? Buono. Yes, I've been attacked by a man in the woods while I was hunting. Please send the police to my location immediately. I cannot stay on the phone. I have to cover him. Please send the police immediately. My name is Jeff McDonald. Okay, what's going on up there, sir? Can you tell me? I was attacked by a naked man, and right now he's laying in the woods near me. He's mostly okay. Che cosa? Come si chiama quel film? Oddio. Cazzo. Non me lo ricordo. L'ho visto di recente. No, non è anche di recente. Un annetto fa sarà stato. Naked man, che figata. Sono stato attaccato da un uomo nudo. Un uomo nudo con le mani in tasca, tra l'altro. Porco due. È quello di prima con i garzini. Ma che cocaine orso. No, prima ha attaccato sto tizio e poi dopo. C'è presente Pela, l'uomo nudo con le mani in tasca? No. Che ne pensi? E che devo pensare se non lo conosco? Un uomo nudo con le mani in tasca. Ma come fa a sacchi le mani in tasca se è nudo? Cioè le mani ce l'ha così. Ma ce l'ha in dei risvolti della pelle. Tipo magari ha perso molto peso. Bravo, man di Garland. Mezzo al culo Pela. No, ma che devo pensare? Cioè, che devo pensare? Scusa. Dei risvolti di pelle, è una no? Bella frase, un uomo nudo con le mani in tasca, un po' come vestito nudo. Sì. Ancora con questo. Dai, no, avanti, sono curioso di questa storia, davvero. Dai. Come fai a camminare con le mani in mezzo al culo? Ci si prova. Ma sì, dai, se fa quel che si può. I need the police up here now. Okay, è molto lucido, eh. The naked man is laying about 20 feet from me. Is he alive? Is he? I believe he's asleep right now. Yes, but I'm telling him he can't get up. I'm making him lay on the ground. He attacked me earlier, damn near killed me. Okay, and you've got him held at gunpoint? Yes, I do. This is a real emergency. I need real police here quick. I understand that. Okay. I'm gonna whistle up for love. I only have one option here, and you know what it is. Yeah. Okay. So I understand, Jeff. I just want to make sure that they can find you. Do you have anything that you can, any sound that you can make it with you? Ma pure questa mi sembra bella sul pezzo, eh? Sì, stanno. Diciamo, è un botta è un botta risposta molto. Così si dovrebbe lavorare. Sul pezzo. Vabbè, sì. Cioè, dal lato della officer, ah, okay. Dal lato della officer. Okay. Fire my rifle for safety reasons. Okay. Finisce così? E non è inquietante però. Oddio. È molto ciaddito sta. Pare un po'. Entra. Oddio, stavo per Dio. Ma c'è un trapezio mostruoso. Ma che è sto trapezio? Sembrano delle spalle. Cioè se sta a fare la foto così. Entra. Sta gonfio. Non può entrare. Manning. Che è il loganguro. Il loganguro. Manning, Oregon. Il misterioso aggressore di Linus Norgren. Di Linus. È Linus, non di Linus. Linus Tech Tips. Misterioso... Ah, scusa, è vero. Misterioso aggressore di Linus invece è Linus. Linus. Un attimo rotto. È Linus Norgren. Per colpa di Cecchetto. 22 anni, dopo essersi avvicinato a Jeff, lo ha brutalmente attaccato con un sasso, colpendolo alla testa. E se ci fate caso, questo è il classico taglio dei capelli alla Jeff Said. Sì. Roy Rage caso. Sicuramente. Non so che del gabbrone. Comunque pare molto. Pare sul naso, eh. Pure, c'è presente quei giochi survival tipo Rust, Ark, Survival Evolved, che appena spawni sei nudo, sì. E l'unica arma che trovi, la prima arma che trovi è un sasso. Questo sì. Pare nel PC spawnato. Anche The Forest, sì. The Forest, sì, si giochi qua. Tipo quando, che ne so, state con una ragazza, una donna, che vi piace. No, che ne so, no, beh, sarà successo nella vita, a me è successo diverse volte. No. A un certo punto ve spogliate, no? Okay. Che ne so, tipo vado a bere e tornate nudi. Okay. Bella quella roba, eh? Perché per pialle di sorpresa. So. The Naked Man. Non so una, se ci avete mai provato a fare una cosa del genere. Avete mai fatto voi? No. No. Me lo fanno o non l'ho fatto? Uomini nudi. E come l'hai presa? Uomini nudi. Come l'hai presa? Bene,
ma a volte non mi andate a scopare, dico che palle, però sei costretto a quel punto, capito? Esatto, perché c'è comunque c'è un impegno di un certo tipo. Esatto. No, ma soprattutto c'è un impegno di un certo tipo, no? Non esatto, so. Esatto, esatto. Un discorso proprio rocambolesco. No, se non lo fai, cioè, no, non puoi. Mi sentirei in colpa a non farlo. No, enormemente. Vabbè, mi senti in difficoltà, sì, sei costretto. È una legge, dici, sì. Cazzo, è lì che hai provato la doppia penetrazione anale la prima volta. No, vero? È da lì che hai ricevuto il trauma dell'uomini nudi coi calzini. Con i calzini. Cioè, da quel giorno lui non riesce più a scopare senza calzini, perché quell'uomo aveva i calzini, perché ovviamente era nudo. Okay, tu stavi in cucina, ti ha raggiunto in cucina, dice, è un po' sporco, metti anche i calzini, però devo fare l'uomo nudo. No, hai idealizzato quindi questo uomo nudo con i calzini. Adesso non fai altro che pensare a lui. Più che un'idealizzazione, è anche un'idealizzazione con trauma, un po' una sindrome di Stoccolma. Però allo stesso tempo dolorosa. Hai bella colma, beh? Comunque sembra anche l'inizio di Skyrim. Paolo Chiavetor. Quello sul esatto. carro. Che livelli lì. Durante la lotta, l'uomo è però riuscito a dimenarsi, colpendo il ragazzo con il calcio dell'arma, facendolo svenire e potendo così contattare i soccorsi. Matto, grazie Bibi. Per chat però. Sì. Poco prima dell'aggressione, Linus si era presentato come un membro dell'antica famiglia dei Sasquatch. I Bigfoot. Si è finto un Bigfoot. Sono dell'antica famiglia dei Sasquatch. Somiglia un po' a Clady. No, no, aspetta, no, Clady. Quell'altro, quello che stava con Belen. Ah. È un cantante metalcore. Mentre si svolgeva la lotta, Jeff ha chiesto al suo aggressore per quale motivo stesse cercando di ucciderlo. Al che Norgren rispose: Sasquatch uccide il cacciatore. Vabbè. Hai vinto, zio. Ma si sarà tipo incacciato. Sei un pazzo, sei. Linus Norgren viene accusato di tentato omicidio di primo grado, venendo condannato a 10 anni di reclusione, usufruendo come fattore attenuante l'infermità mentale. Vabbè, beh, che ci può stare. In questo caso, comunque, davvero, sì. Questa, come diceva Pele, è la classica faccia media del tipico cantante metalcore. Di tutto quel fiore dei gruppi che tra metà anni 2000 fine anni 2010 senti che sono degli assassini, sono usciti fuori come pedofili o cose, hanno provato a ammazzare quello, hanno provato a ammazzare quell'altro. Togli la faccia del cantante di Yes, Lay Dying, che è diversa, che lui ha provato a soldato un killer per ammazzare la moglie. Però non è... prima cosa, quindi non l'ha fatto lui. E poi non c'è riuscito, la moglie è ancora viva. Lo so. Basta questa storia. Comunque, sacco, è stato quello che ha fatto dopo uscire dal carcere è aver pagato. È stato un bellissimo. Comunque, dovremmo fare. Secondo me uscirebbe una bella live su questo argomento e ci avrei molto da dire. Non sto scherzando. Quando è uscito il singolo, ho goduto come un cane. Perché ho detto, cazzo, sono tornati. Lui sembra. My Own Grave. Non sono identico. Guarda il mio naso, quanto è più grande. Inquadrato di. Ok, grazie. Tringo di più. No, va bene così. Se poi io. No. Lo facevo per te. Ok, aspetta. Grande suoni quella puntata. Fallo io, Michael Anderson. Michael Anderson. C'è tra Pistorius. È uscito Pistorius, ne so. Sì, se l'ho fatto. Viene a Cerbero Party Pistorius, ne so. Che ciao, vediamo 911. Donna Rumba. Che cazzo? Okay, what's wrong? Perché me l'hanno già detto? I took some pills and the pills made me go mad and porco Dio. I murdered my roommate. You murdered your roommate? Yes. Where are you at? What's your address? 5209 Rooster Drive, Hickory, North Carolina. Okay, what do you mean you murdered your roommate? I shot him 3 times and I used the axe and mutilated his body. Okay, where is your roommate now? Are you still in the house with him? Yes, I'm right here beside him. Okay, what's your name? Michael Anderson. Okay, Michael, what did you take that made you do this? I took, OD'd on Mucinex DM. The dextromorphine makes me feel a little weird, and I took too many. Okay, what is your roommate's name? Steven Starr. Okay. And you said you shot him? Yes. Okay, where is the gun at now? In my hand. In your hand? Yes. Okay, I need you to put the gun somewhere, okay?
I don't know what to do now. What? Listen, I'm going to stay on the phone with you, okay? Oh, God, I don't know what to do now. Listen to me. I'm going to stay on the phone with you. What part of the house are you in? I'm in the master bedroom. Okay, where is your roommate at? He's in his bed. Okay. I want. Can you take the gun and put it down on the floor and go to, like, is the living room where the front door is? No. Okay. Where's your front door at? What part of the house? Right as you walk out the master bedroom and you turn right. Okay. Okay. In the front door, right there. Okay. Can you lay the gun down on the floor? I don't want you to have the gun in your hand, okay? Can you lay it down on the floor? Sì, anche questa operatrice comunque molto brava. Poi la maggioranza sono donne anche. Boh, per dare. Forse per empatizzare un esatto. Po' dare sì, per dare. Bravo. Esatto, grazie Darko. Stai dicendo che le donne sono grazie più empatiche. Dark. No, per mettere più, no, secondo me. Per mettere più ad agio lo spettatore. Non male, bravo. No, no, per mettere ovviamente più ad agio il chiamatore. Una voce rassicurante. Una voce sì, rassicurante, sì, tipo quella de Pela. Lo chiama per nome. Grazie Leo, ti voglio un sacco bene, porca puttana, 17 mesi. Grande. Sei un grande. Io sarei in grado di farlo, Walter. Vabbè, certo, se lo tratti come quel tizio del messaggio evidenziato... Ah, poi ho capito, raga, ma se può sbagliare nella vita. Madonna. Cioè, ho fatto degli errori nella mia vita, ho detto sei delle disposto? Bugie. Chi dice delle Chi bugie? Chi dice delle bugie, scusate. Non ti vuole bene nessuno, okay. Perché a me non si dice, a me nessuno mi vuole bene. Come... Ammazza, no. Non mi vuole bene nessuno. No, sto scherzando, ovviamente. Ma io mi uccido. No, era un... era un messaggio della chat, stavo scherzando. Ma io mi tolgo la vita, sì. No, fra... Ah, non si dice, tra l'altro. No, no, ragazzi, su Twitch. Questo qua è un gioco, no, burla. No, mi tolgo la vita. No, no, è una roba che lui fa, tipo recita, riferita al fatto che abbiamo detto noi. Sì, ti leggo random. I'm gonna help you, okay? But what I need you to do is put that gun down. Oh, Lord. Okay? I don't know why I did it. Okay, well, we're gonna get you some help, okay? I stopped taking my meds for ADHD when I was like 17, but poggia la pistola per terra, man. Okay, that's okay. I'm gonna help you, okay? I started getting real bad on drugs and stuff, and then I killed my roommate. Ma mi sa fare i conti con le droghe e i social media. Chi c'entra nei socials? Ho ucciso il mio compagno, non posso credere di aver ucciso. I killed my roommate. My life is ruined. Okay, listen, I need you to put that gun down, okay? Okay. And I need you to put it on the floor. He is not on down. Do you want a cordless phone or a cell phone that you can walk around the house? Yes. Okay, I want you to go to the room that is where the front door is, okay? All right. Okay, what room is that? Is that a kitchen? What is it? It's kind of like a living room, dining room. Okay, is there a place for you to sit down there? There's a chair right at the front door. Okay, I want you to sit down on that chair. I want you to tell me and promise me you do not have a gun or anything in your hand, no weapons. No, ma'am. Okay, all right. I want you to sit down on that chair, okay? Yes, ma'am. I'm gonna get some help out there for you. All right? All right. Il counter di okay? Okay. Una sessantina, secondo me. And I'm ma'am. Uh-huh. I'm... Did some things to his body that you don't want them to see. Yeah. Okay, well, I've got you some help on the way out there, okay? You're not okay nella stessa frase. Pito. Yes. Okay, I want you to stay on the phone with me till they get there, okay? Okay. All right. To a mental hospital. Tonight. We're gonna get you some help. All right. We're gonna get you some help. I promise. Okay. 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 Just try to calm down. Ridete, questa è una situazione seria. Take a deep breath. Take a deep breath and calm down. Did you and your roommate get in an argument or this just happened? Ovvio che ripete per tranquillizzarlo, ma anche va bene? Sì. Chiaro, ovvio. Sì, sì, sì. Cerca conferme costanti. Okay. We met at a I went to a
I was straight and greve, I ma che è? Tipo ma è Dahmer. Porco due. A sexual, just to experiment, and I went to a gay club and I met him and went to his house and he took me in and I turned straight again and he wanted to touch me and stuff and I wouldn't let him and he kept trying and I waited until he went to sleep and then I shot him 3 times and then I mutilated him very badly. I'm sorry. Okay, all right. We're gonna get you some help, okay? Oh God. Please help me. Do you have anybody else in the house with you? No, ma'am. Okay, stay on the phone with me. Yes, ma'am. Okay. Ah, lui lo era e questo no, secondo voi? Tutto che non lo accetta e lo reprime. It's 5209 Ruth Drive. 5209. Okay, is this a house or a mobile home or? It's a double wide. It's a double wide. Do you have any cars out in front? You'll go down you'll turn at a church on a dirt road. You'll go down the dirt road. You'll go down till you turn, and you'll turn in a dirt driveway where there'll be a green truck. A green truck? Lucidità assoluta di guardare la strada. And if you look in the window, it'll be manual. Okay. And then there'll be a yellow truck, and there'll be wood out there that I was chopping. Okay. I'm sorry, man, but the axe is inside his stomach. Okay, I want you to stay on the phone with me, but you say you do not have any weapons with you, correct? No, ma'am. Okay, I just don't want you to have any weapons in your hands, okay? Yes, ma'am. All right. I'm sorry to ruin your night, ma'am. What? I'm sorry to ruin your night. Mi dispiace di averti rovinato la serata, ma sì. Vuole starle comunque in qualche modo simpatico. Capito. Sì. Hai appena sparato, maciullato un altro essere umano. Ha detto benissimo Simone. Sei in quella fase in cui cerchi almeno l'approvazione di qualcuno. Sì, sono comunque buono. Esatto. Mi preoccupo. Esatto. Dai, faccio almeno sono un bravo ragazzo. Poi è una cosa che fai in maniera irrazionale. Sì, sì. Pela, dai, non tratta male il calendario. Gli amici a quattro zampe. Odia gli animali, il Pela, porco due. You're fine. We're gonna get you some help, okay? Vabbè, l'ha detto prima. In che senso? L'ha dimostrato con Paranoia Channel. Vero. Okay. Ciao, Vod. Ci rivedremo su YouTube, ragazzi. Okay? Just stay sitting in the chair, take some deep breaths. We got you some help. Ti ricordi poco di quel video? Quale video? Di Paranoia Channel. C'erano degli animali in quel video. Ah, pensavo di riferirsi. Okay, listen to me. Tell me again, you do not have a gun or... Sondaggio. Quando arriva la polizia, si uccide, prova a sparare, si costituisce. Secondo me si ammazza, come la maggioranza. Forse sì, anche io so pensare, forse la cosa più... Sì. E anche la cosa che stava di narra, no? Del conforto, eccetera. Alle volte si aspetta proprio, l'abbiamo visto spesso in questi video, si aspetta l'arrivo della polizia o per farsi uccidere proprio, oppure li aspetti e tu uccidi proprio. Com'era? Si uccide? Scusa? Metti, si uccide, prova a sparare. Prova a sparare, si prova ad attaccare la polizia. Prova ad attaccare la polizia, si costituisce. A sparare allora. Metti la pula. Alla pula. Noi alla solo, poli, noi poli, solo, noi. A sparare a poli. Si costituisce. Let's go. Aspetta, ma è un puntirana? No. Non lo puoi sentire, metti il minimo possibile. 2 minuti è tantissimo. No, 2 minuti è un botto, sì. Ma vogliamo farlo a puntirana? Lo puoi fare? Vabbè, sì. No, vabbè, poi la gente cita. No, no, vittoria puntirana. No. Non si può fare. No, quella è bet. Bet, fai bet. E no, è bet, no, non le so fare. Dai. E non le so fare, non l'ho mai fatto. Vai, sondaggio, vai, sondaggio, vai. Non l'ho mai fatto. Let's go. Se me imparo, ma mo no. Ok, senza puntirana. Finisce la telefonata e non lo sapremo mai. Ok, ok. Quarta opzione, fa un video scuse. No, fatelo voi in mod un attimo, se potete. Vabbè, ormai va bene questo, dai. Io volevo dire una piccola cosa prima che poi riprendiamo, così la gente intanto va a votare. È incredibile come questo sia l'ennesimo caso che mette in evidenza una roba agghiacciante. Cioè, negli Stati Uniti ogni singola persona, soprattutto in queste paesi qua, è in possesso di una cazzo di accetta.
Pure, cioè, perché tagliano la legna, queste robe qua, c'hanno tutti l'accetta, sì, roba ma assurda. Gli ha sparato pure, prima gli ha sparato. Vabbè, quello non è importante. Come no? E dopo l'ha mutilato con accetta, oh. Vabbè, dico, la pistola, ok, è un caso, qualcuno ce l'ha, ma un'accetta, regà, in qualsiasi casa in America, sì, c'è un'accetta. Sì, oh. Sì, quello sì, sì. Ma una roba tremenda, oh. Ma pure i pompieri, ma guarda che pure, accette, pure le pistole, quasi tutti ce l'ha, quasi tutti hanno ma che una cazzo stai a dire? Sì, la pistola comunque devi aver porto armi, la devi comprare, l'accetta, certo, è una roba certo. Comune in America, chiunque ce l'ha, perché tutti tagliano la legna, sì, no? Armi da taglio, sì, 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 una cosa incredibile. Là è, no, è vero, armi da taglio totalmente pieno, però guarda, anche le pistole, quasi tutte le case c'è una però pistola, tu... perché qualcuno il porto d'armi ce l'ha. Però tipo, vabbè, tu come sentita pure io sta cosa però ogni tanto. No, no, come negli altri paesi. No, ma c'ha ragione pure Monti, però sai qual è il fatto? Che tu immagina la quantità dei coltelli, di ascia, addirittura katane. Sì. Americani stanno fuori per le armi fuori. Bianche. Uscito Blade. Siete mai entrati in una cucina del ristorante, ragazzi, pieno sì, dell'ame? Ragazzi, oh, porca troia, tu dici l'ame, oh. Sembra una cazzata, ma io ne ho visto alcune tipo roba di foto, roba di ristorante, sì, pieno ammazza, di coltelli regà, così. Al 62% si costituisce. Ah, dai, andiamo, che sono curioso, dai. Porca troia, tantissimo. 31% ci si sta dormendo. Che cazzo fai, Pela? Pela, io te l'appoggio. Zitti, sto zitti, che sono in hype. Ma pervertito del cazzo. Oh, ma che vuol dire, scusa? Vabbè, dai, sei in hype davvero. Ma no, ormai è bello svezzato. Ma che ho fatto? Dai, andiamo avanti. Meglio che ignaro. Sì, meglio che non lo sa. Tu vuoi appoggio, Giulio? Vediamo, vediamo, aspetta. Silenzio. Ah, no, vediamo, attenzione. Chi era? Chi stava a leggere? Io. Arrivati in casa, gli agenti si trovano di fronte a un vero e proprio massacro. Stephen Starr è stato mutilato in più parti e sui fianchi gli sono state incise delle parole con l'utilizzo di un coltello. Mamma mia. Secondo gli investigatori, si tratta di uno dei più brutali omicidi avvenuti sul suolo americano degli ultimi 30 anni. Non oggettivamente, secondo uno degli investigatori, che è una roba... Ma la cosa più grave. Michael Anderson, 19 anni, viene condannato ad un minimo di 16 anni di reclusione. Durante l'udienza, il ragazzo si è rivolto alla famiglia di Stephen, dichiarando il suo dispiacere per il dolore causato. Si è costituito? Sì, sì, sì. Ci avete preso? No. Ah sì, 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 hanno scritto costituito. Sì. Vabbè, palesemente conoscevano il caso. Che e poi vabbè, alla fine in carcere ha capito di essere gay. Speriamo che sia quello che hanno scritto qualcuno in chat quando hanno detto degli ultimi 30 anni. Molti di loro hanno scritto za anni. Ah, c'è l'ho stato. Visto sì, almeno intendi, in 4-5 l'hanno scritto. Bordino, non ho capito. Wow. Da come... anni intendi? No, con la Z prima, tipo come se fosse tipo così. Za anni. Esatto. Beh, divertente, ma, stesso identico momento. Ma che vorrebbe dire? Ma infatti che meme, scusate. Fa molto ridere, perché l'ha detto Corona, si è sbagliato. Si è sbagliato, è esilarante. Mamma mia! Ma si è sbagliato perché prima no, pronunciava perché il nome del ragazzo Zaleski, no? Quindi Zaleski, l'intervista, ci siamo tagliati. Ma Zaleski? Non mi ricordo più, Mr. Narra, soffro di memoria a breve termine come Grimbaud. Ma beato te, guarda, ti dirò. Meglio così, guarda. Meglio così, alla fine è una svolta, se va a vedere. Cotta! Non mi ricordo un cazzo, ma tanto la vita è talmente vabbè, bella. Ragazzi, grazie mille per aver visto. Cotta! Oh, te la smetti di overridare la live? Ma mancano dei video. Mi raccomando, lunedì... Mancano 3 video. No, l'abbiamo visto. Allora, lunedì, ospite speciale, il rosso più bello di TikTok, quindi mi raccomando... TikTok, è lo specifico. No, l'abbiamo visto tutti. Collegatevi alle 15 e niente, ci salutiamo. Sono contento di queste due iniziative. Va benissimo, questo è il tuo reame, quindi puoi. Bene. No, abbiamo visto tutti, devo dire... Allora... Grazie ragazzi, perché avete fatto 162 sub. Sì. Clamorosi, ragazzi. Barca. Siamo un sacco contenti. Prendia. Se l'abbiamo un sacco a bene.
al 300 sub li riguardiamo. cercando di rifare le stesse identiche sì, battute, ma anche allo stesso momento, anche le stesse identiche gag di quella di Street Fighter. Esatto. Oggi 5 ore di live più mezzogiorno di fuoco. Vedi, Walter, quando la gente dice che infamo un cazzo. Oggi infatti sto bello provato. Però dai, sono state belle live, devo dire. Sono state live interessanti. Ci vediamo al party. Ragazzi, ci vediamo al party. Tutti quanti ci siamo. Allora, quelli presenti in questa stanza ci saranno. Quindi, a parte Marco. A parte Marra anche. Marra non c'è. Io non sono in questa stanza. Ragazzi, Marra purtroppo Marra purtroppo farà un incidente in bici. No! No, sto scherzando. Che cazzo stai a Dio? Dal Corriere BRT. Troppo rimasto, Ah, mi sa che lui intendeva quella cosa tipo The Blur, perché lui una volta disse magari esci che ha bici e te prende il camion dei Bartoli. Lo disse Blur in una live un tempo fa e voi la reactaste, mi ricordo. Ma non la sapevo sta cosa, io ho detto per il meme. Allora facciamo non BRT. Quale meme, scusa, se non conoscevi quello? Non BRT, ma il Corriere FedEx. L'ha detto a caso. Cioè lui non sapeva della roba dei Blur. Grazie Mattia. Oh my god. Esatto. Ma non ho capito. Questa è una follia. Il Corriere FedEx sarebbe un riferimento a FedEx. No, ma pure il Corriere UPS, che ne so, uguale. Pure Corriere sarebbe un riferimento a DHL, uguale. Ah, perché c'ho Lights. Vabbè, che c'entra, vabbè, dai. Ma ti cazzo i corrieri conosci, scusa, dimmi un altro. Vabbè, Poste Italiane. Ok. E poi c'è quello là di Vinted, d'Imposta. E poi scusa, c'è GLS. Conoscere tutti i corrieri. GLS pure, quello del SDA cristallo. Però a rogo devono, cioè, bruciare. Ma stonnato perché no. È tipo un'enciclopedia. Folle, ma solo per sta cosa completamente inutile, tra sì, esatto. Vabbè ragazzi, vabbè, è così dai. Dai. Vabbè, raga. Come allora. Ultima cosa, Mod Punk B-Boy Francesco Totti, Graffitari tra i Baroli e Parioli, non mi ricordo più. Skinheads Rock Rolls, non me la ricordo. Borgatori Parioli. Era dopo Borgatori Parioli. No, ma io ormai Dark Noise, Truce Mala, Sangue Nero nella fiala. Ho capito. Batti in testa, butta la tua fiesta su un team Impala. Bella. Che squali, state arrivando. Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno. Come ti fa?